Benvenuti, muoricini miei, nello specialino dei 300 gruppetti da 1000! Praticamente un anno dopo quello dei 200.000. Grazie, grazie a tutti, grazie che mi fate campare. Come nasce questo speciale? Io mi stavo scervellando nel mio antro dell'editing perché volevo fare tutte cose. Magari uno speciale di San Valentino, visto che non l'ho mai fatto. O siccome stavo uscendo altro un one shot The Death Note, ma non ho capito bene di che si tratta ancora. Comunque pare che li facciano per gli speciali miei, ma non dovete. Potevo fare quello come l'altro anno, oppure altre cose che non voglio spoilerare perché può essere che le farò. Poi arriva uno in chat su Twitch, sul sito violaceo. Uno di voi, uno dei 300.000, presumo. Magari no, magari era solo passato in chat, ha detto sta cazzata e se n'è andato. Ma comunque, mi dice: stai a 300.000, fai 300. E chiamalo così. E io, a sto punto, lo chiamo 300K. E fine della storia! Eccoci qua! Li penso molto bene sti speciali, ponderatissimi. Vai coi soldatini del muori! Perché questo vogliono fare. Morire! Altro che i panda! Morire, ma anche ammazzare. Dualismi che ci accompagneranno per tutta sta storia. Perché, ebbene sì, signori, signore, signor asterisk, oltre a comparare l'opera di Frank Miller, un altro con la M, Miura Martin Moore Miller, Rowling. Ah, ok. Il fumetto con questo film di Zack Snyder del 2007, perché alla fine fumetto e film sono molto simili, te lo dico subito, tranne che ogni tanto Zack ci butta delle fillerate totali, ma brutte. Tu dici almeno cose belle, brutte, senza senso. Mo te dico, comparerò tutto sto malloppone proprio con la storia real. Barbero, notice me. Ho studiato, professore. Anche perché Zack Snyder disse del film che gli eventi sono veritieri al 90%, storicamente esatti. No, Zack, no. Dici rispetto al fumetto. Ma perché devi dire ste cose? E lo dico subito perché non sono freebooter. Le fonti da cui ho preso le informazioni storiche so tantine, ma principalmente Sparta, storia e rappresentazione di una città greca, la Tre Doghi, un po' di Wikipedia, ma poco poco. E un grazie doverosissimissimissimissimissimissimissimo a chi mi ha tradotto le parole e le frasi in greco. Sì, stiamo a questo. Rendite conto. E le pronunce di alcune parole. Ultima premessina, poi se parte, giuro. Mi è sempre piaciuto leggere libri, fumetti, manga. Si è visto anche nel canale. E anche la storia, la mitologia, sorella della madre della mitologia. Ma non sono un esperto. Se dico qualche sfonnone, correggetemi nei commenti. Anche se penso di essere stato attento, ho ricontrollato tutto 14.000 volte. Non sono uno storico, questa è un'infarinatura su Sparta e sulla battaglia delle Termopili. E non dirò tutto tutto tutto, è un riassunto. Anche se quando mai lo so stati riassunti, so accuratissimi per un motivo. Stiamo allo speciale di 300.000. Lo sai tu, lo so io, lo sa Dio, ni so. Insomma, questo è quello che ho capito io, leggendo i libri a modo mio. Ok? Anfora in spalla e let's go! Titoli di testa 300. Più i loti, te spiesi e te bani, man se capito. Il film inizia diversamente dal fumetto. Dai, è subito proprio. Vabbè, non è importante. Però nel fumetto vediamo subito gli spartani in marcia. E qualcuno che rimembra la storia. Qui invece inizia con la selezione accuratissima dei neonati spartani. Come vedi sto ragazzino? È gracilino! Non c'ha Oxyfactor! Chi? Sto ragazzino! Giù dalla rupe! E quest'altro? Meh! All'orecchia sventola! Non mi pare grave! Giù dalla rupe! È volato via! Il prossimo! Dai che sto a perdere braccio! Stranamente Sparta in futuro si troverà davanti a una gravissima crisi demografica che ne segnerà l'inizio della fine. Le genti si chiederanno nei secoli a venire: come mai? Come mai? Pull! Comunque, è vero che c'era una selezione dei nati. E se erano robusti gli davano l'ok. Eppure un lotto di terra con schiavi iloti.
liturgia teleia, che vuol dire servizio completo. I meme colti, i meme greci, non ho idea di quello che io stia dicendo. Mi hanno detto che si dice così. Perché gli spartani non dovevano coltivare, ma solo dedicarsi alla guerra. Però quelli gracilini o deformi non li tiravano dentro un fosso, forse. Più probabilmente li abbandonavano fuori dalla città, così che qualche poverello se lo prendesse. Ma ecco Leonida da piccolo angelo! Non si scherza più! Questo so tenemo, perché lui è il re! Ma che è? Il re leone è andato malissimo! Il re Leonida! Però aspetta, me ne sono accorto adesso che editavo. Frame di un teschio sopra la capoccia di Leonida. Il fulmine gli ha fatto un attacco. Madonna, Zack, spoiler, spoiler. Dopodiché, subito con l'ago che... L'ago che? Quasi. La più grande magagna che i giovani spartani dovevano affrontare. La calvizie precocissima. No. Il sopravvivere da 0 a 0,1 ora. Anni. Anche. Ma no. L'ago che? La rigidissima educazione spartana. Ma non era ago-ge. No. La pronuncia corretta è ago che. Ok. Quindi... Interrogazione spiegone. Ma aveva detto che oggi menava, professor. Ok, cosa vuol dire Sparta? No, partiamo proprio dall'inizio. La seminata. Fa un po' ridere però, Ma chi siamo? L'omini verdura. Aspetta, fermi tutti già subito. I Saiyan. È palese. Il popolo guerriero. Vegeta spartiato. Goku ilota. Guarda se devo studiare la storia per capire Dragon Ball. Sto divaga. Sparta! Dai, la divulgazione seria. Ce la posso fa. Famosissima caratteristica degli spartani era quella di vivere in modo spartano. Rupe! Ma è così! Erano famosi per il loro stile di vita sobrio, laconico. Anche questo viene da loro, dalla Laconia, il territorio dove la città sorgeva. Questo non lo sapevi. Sobrio e dedito alla guerra. Ambulanza. Mentre si parla del modo di vivere spartano, mi pare giusto, perché l'ambulanza servirebbe alla fine di questa storia. Come disse Isocrate, il cugino di Ippocrate, che però fece gli studi classici. Non è vero mai? Isocrate la definì più simile a una accampamento militare che ha una città, perché era unica nel suo genere Sparta, pure per come era fatta. Era la meglio! Le altre città fanno schifo? Sì, va bene. La Grecia antica era così, come la Toscana. Tutte le città si odiavano. E la polis, e guardie, la città-stato spartana, più che un agglomerato cittadino, era un insieme di 4 villaggi: Leobai, Pitane, Limne, Mesoa e Cinosura, e successivamente Amicle. Ma era Pitane quella con i maggiori centri di interesse politici e culturali. Per esempio, per gli autori del V secolo AC, salute, come Euripide e Pindaro, nomi proprio la cultura che entra in questo canale, per loro andare a Sparta significava citte andare. Andare a Pitane! Io t'ho detto tutto sto discorso solo per citare sta cosa! Sì, sì! La cultura! Devasto tutto quello che è sacro! Sì! Oh, io ho letto questo, m'ha fatto ride, sono fallace. E devo fare sta premessa di Sparta in generale. Se no non mi capisci i meme sulla storia. Sparta fu fondata dai Dori, l'esploratori, quando scesero nel Peloponneso, insieme agli Eracliti. Che te suggerisce la parola? Una malattia brutta a cui servirebbe una pomata? Eracle! Ercole! Wow! Ma non l'ha inventato la Disney? Gli Eraclidi, i discendenti. Discendenti, mo, nel Peloponneso. Perché furono cacciati da Euristeo, il famoso re di Micene e Tirinto. Quello delle 12 fatiche! Hai capito? Fa fare fatiche ad Ercole e poi caccia i discendenti. Uno zuzzurellone proprio. Ma poi sti Eraclidi sono tornati, appunto, con l'amichetti Dori tra il 1000 e il 1100 avanti Cristo. E sbadabim sbadabam, eccoci qua! Questi erano i loro natali nell'immaginario collettivo degli spartani del tempo. Sebbene non sia vero un cazzo. No, mi sono espresso male. I Dori, ok, sono esistiti e ci credo. Ma Eracle, dai, discendenti. Ma è mitologia questa. Poi Sparta esisteva pure prima. Con la guerra di signorina imprenditrice di se stessa. Tu ricordi Brad Pitt e Brendan Gleeson, re Menelao? E quello era il re di Sparta, E stiamo intorno al 1200 avanti Cristo.
Allora, primo, ma chi è Cristo? Secondo, terzo, quella era la Sparta 1.0, la Sparta micenea, la Grecia vecia. Noi siamo fichi. Ma allora tu rinneghi Elena di... E basta! Sparta! E di suoi fratelli, i gemelli... Frate George? No, Castore e Polluce! Sono famosi, li conosci sicuro. Hanno fatto pure parte da Argonauti. I Dioscuri! Non è una bestemmia, giuro. Sono due di... Becca il simbolo loro. Il Dokana. Ma è una cosa giapponese. È un Pokémon. I gemelli leggendari. Potrebbero fare una generazione sulla mitologia greca. Sto divagando! Ma li rinneghi! No, non ho detto questo. E lo vedi? Ma perché quando ci stanno divinità de mezzo, i greci in generale rivendicano parentele. Cioè proprio mi cugino è semidio, ma è nell'Olimpo, non te lo posso far vedere. Va bene. Comunque, quello per cui erano famosi maggiormente gli spartani era appunto l'essere educati esclusivamente per la battaglia. Noi famo la guerra, non zappamo la terra. Bravo. E l'onore più grande per uno spartano è la morte in battaglia, chiamata da loro la bella morte o morte bella per Sparta. Siamo fichissimi! Vuoi sentire un'altra frase fomentante? Dai! Sparta non aveva mura, perché le mura erano gli spartani stessi! Maronnami! Cioè, Atenami! Meno spoiler da Attacco di Giganti. Voglio fa botte! Questo è lo spirito! Questo è il miraggio spartano. Tutto quello che t'ho detto. E loro ce la mettevano tutta per alimentarlo, sto miraggio. Come posso dire? Agli occhi degli altri greci, gli spartani avevano... quell'aria da me sento sto cazzo! Ma se ci dobbiamo attenere proprio alle fonti storiche, dopo la caduta dei Micenei, i greci antichi, sono arrivati gli immitrachi, sti dori, popolazioni indoeuropee forti, che usavano carri da guerra, roba che non avevano mai visto in Grecia, quindi le botte proprio. Se mischiano con chi è rimasto in Grecia, tutte cose, e sicuramente entro l'ottavo secolo avanti Cristo, la Sparta dorica è cicciata fuori, va bene? Ercole! Siamo fighi! Il miraggio! Chi è? Il dolore. Bello però, lo scudo con la lambda, simbolo dei lacedemoni. Chi so? Ridai io lo scudo, con sto nome, che paura! Sto sempre gli spartani. Ah, lambda, la L e Leonida. Loro combattono per la giustizia. Torniamo alla Goghe. Iniziava all'età di 7 anni, perché è a quell'età che si manifestano i poteri. Possiamo vedere l'immagine di repertorio, uno scarrafone strappato a mamma soglia. Ma quanto dramma! E allora? Il miraggio spartano! Mammina, dai! Me sta a fa brutta figura coi rapitori! Le donne spartane mica facevano ste storie! Le donne spartane menavano! Anche loro erano educate a fa botte, veramente, alla lotta e alla corsa principalmente, ma comunque agli sport. La celebre frase "torna con lo scudo o sopra di esso" è delle donne spartane. Non ho capito, con lo scudo ok, ma sopra lo scudo intendi sdraiato portato dall'altri in trionfo, tipo la brara corcizza? Sì. Ok. Ma morto. L'importante è che torni con onore! Mammina! Che fai, piangi? Fermatemi che lo gonfio! Portatemi via, sbrigate! E da Sparta viene anche l'importanza delle ferite sul petto e non sulla schiena. Perché vuol dire che stavi a scappare, se no? Oda! Che bella la Goghe, Per gli uomini veri! Già ve vedo! L'avrei voluta fa pure io, se! Col lupo, pam pam! Se! Mo ta dico io la Goghe. In breve, i bambini venivano divisi in greggi e a 12 anni si rasavano i capelli per differenziarli dagli spartani maturi, che avevano i capelli lunghi, perché così apparivano più forti, più fieri, e l'educazione diventava più cattiva alla Gatsu. Fai conto, tutti Gatsu vanno contro Spartazi. E come Gatsu, infatti, cosa? I ragazzini intrattenevano rapporti con i senpai, con quelli dai 20 anni in su.
Quelli con cui avevano un rapporto di amicizia, di rispetto, eh? No a caso, sempre tipo Brad Pitt e Patroclo. No, quello era mio cugino. Sì, sì, non c'è niente di più divino. De che? De Zeus, Era e tutti i parenti tua. Esatto. Ma insomma, la pederastia era molto comune a Sparta. Batta a legge Plutarco e Agnone di Tarso, io non te dico niente. Può ancora fa la coghe? No! Ah! Dai 12 anni potevano indossare solo una veste, dormivano in pagliericci e non gli davano quasi niente da magnà. Però potevano rubarlo. Ma se te becco, punizione! Allora non devo rubare! No, puoi rubare, ma non te devi fa sgamà. Ti portesta da missione di Naruto? Bravo! Sparta! Questo era anche un sistema di selezione della leadership. Si sa, chi ruba meglio comanda. C'erano proprio delle cerimonie sul rubare. Una bellissima era: mette dei formaggi nel tempio di Artemide Orzia e sti ragazzini li dovevano rubare. Ma davanti a sti formaggi c'è stava gente coi fruste a impedirglielo. Comunque a 20 anni entravi nell'esercito e a 30 anni terminava l'educazione collettiva. Yeah! E diventavi a tutti gli effetti un eguale, perché gli spartani erano tutti pari l'uno dell'altro. Quelli coi diritti. Nella società c'erano gli spartani, poi i perieci, letteralmente quelli che vivevano intorno, gli altri. I periferici, i perieci, lacedemoni, sì, sempre di quel territorio, bravi, per carità, ma non spartani, uffi però! Avevano diritti sociali, possedere terre, eccetera, ma non diritti politici. E dateceli pure a noi sti diritti, no, uffi però! E al gradino più basso, gli iloti, gli schiavi, ma ne parlavo dopo. Però ecco perché non lavoravano la terra, loro l'avevano ed era lavorata dagli iloti! A 30 anni comunque eri cittadino a tutti gli effetti e potevi figliare proprio in tempo che tuo padre ne compiva 60, perché visto che poi figliava dai 30 anni e andavi in pensione, hai capito? C'era un senso, così ereditava un'età decente. Ma comunque, aspetta un attimo, prima di figlia fammi riposare, ho appena finito la coghe. E che vuoi fare? Ma non lo so, vorrei vedere il mondo, visitare Corinto. No, devi figliare, ma sono timido. I celibi venivano puniti, servono ragazzini da tirare nei fossi. A parte figliare, però, agli spartiati dopo i 30 anni gli si chiedeva solo di mantenersi forti. E che volete che faccia? Vai a caccia. Fai conto che alla fine della goghe nell'esercito migliaia di lazzarine che te vengono addosso. Andiamo a vedere la prova finale della goghe. Lo spartano contro le intemperie, da solo, spaventato col vento che gli sussurra: a scemo, a cosplay dei Saitama. Ed il nemico finale, il lupo. Lupo, sì? Pare Baghera sotto amminoacidi. Ma quasi cita la Cripteia. Non le saprà. Mi sono anche fatto dire le pronunce, ragazzi. Guarda. Si cita quella. Oppure Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Phoenix. Non l'hai capita? È la veste rossa degli spartani. La Phoenix. Quindi Cappuccetto Phoenix. Ridi con la cortura. Ridi! A rigazzino, dove vai così presto? Dalla nonna? No, è che la coghe, sai, bla bla, dobbiamo rubare, bla bla, ce menano, bla bla bla. Andiamo un po' dai tuoi, ce parlo io, me li bagno. Invece no, combattimento. E come ce la farà il giovane Leonida con una palese versione alfa della tattica che adotterà le Termopili? In senatura è lui che zaccagna. Ha imparato sta tattica da ragazzino, perché cambiarla? Fatality. Il nostro re! Luponida! No, Leonida. Ma ha ammazzato un lupo, che in teoria, se sta citando veramente la Cripteira, cioè la prova finale della Goghe, non consisteva nell'ammazzare un lupo, ma un ilota. Dicheno. Ma non è sicuro, perché nella storia è tutto un dicheno e poesse, preso dalle fonti: Erodoto, Senofonte, Plutarco, eccetera. Lo vedi l'importanza di non frebutare? Dicheno e poesse. Questa è la storia, questa è la storia. Comunque Leonida è uscito vittorioso e torna a casa da re. Ma perché? La goghe a Sparta la facevano tutti tranne l'erede al trono,
cazzo l'unico che non la fa, oh! Perché la Gogè aveva lo scopo di educare gli spartani all'obbedienza, all'abbozzare. Guarda come abbozzano gli spartani, inteso come non lamentarsi. Ma allo stesso tempo non abbozzano mai. Abbozzano e non abbozzano. Sempre questi dualismi, apparenti controsensi. Questa è follia, questa è pazzia. Cioè ho fatto tutto questo a caso? E io che ho devastato tutta la fauna del monte Taigeto per venire giù? Vi dice bene che Leonida ha dovuto affrontarla la Gogè, perché non era l'erede al trono. L'erede e poi re fu Cleomene, il fratellastro, che regnò per 30 anni. Lui non era il primogenito, ma non era questo il motivo. Perché l'erede al trono, a Sparta, erano strani pure in questo, in tutto, non era appunto il primogenito, come dappertutto, il principe ereditario. E poi se fa un figlio il principe, quello là è il prossimo nella linea di successione, no? No! Non era il primogenito, ma il figlio nato dopo l'ascesa al trono del padre. Cioè, tu sei re, fai un figlio, quello sarà il principe, il prossimo re. E come si fanno i figli? Sto già spiegando una cosa. Poi tu figlio fa un figlio, mentre tu sei ancora vivo. More il re. Tu, mi dispiace, condoglianze. No, no, non muo' pensione. Eredita il figlio. E se adesso fa un altro figlio, mo che è re, ha la precedenza su quello di prima. Ma perché? Ma ve le cercate le cortellate nel sonno? Poi il caso di Leonida è ancora più complicato, perché il padre aveva due mogli. Vabbè, comunque questa è la storia di Leonida, sia nel fumetto che nel film, e anche nella storia. Ma perché non era il pretendente al trono? Vabbè, plot twistone, scopriamo che è Aristodemo, Delio, nel film e nel fumetto, a narrare la vicenda. Subito così. Ma no, mi sbacchi il finale che sopravvive. Ne parleremo alla fine di Aristodemo. La fine del fumetto l'hanno voluta mettere all'inizio. Già devo gestire un boato di informazioni. Dall'inizio si parte con gli ambasciatori persiani che arrivano a Sparta 10 anni dopo! Perché in realtà gli ambasciatori li mandò il precedente re Dario nella prima guerra persiana. Ci avete messo un po', eh? Te credo. Sono arrivati in rallenti dalla Persia. Guarda l'epicità per uno che cavarca a mezze fratte. Inutile proprio. Io sono il cavallo! Cacarame noioi cacoine croisu! Li mortacci tua! Hai mostrato paura! Rupe! Ha ragione, vado. L'ambasciatore persiano ha un rosario un po' particolare. Tutte capocce di imperatori, ma che cosa? Siamo pieni, zi! Mai successo nel fumetto? Anzi, ho piano per culo gli spartani. Era meglio se te portavi una treccia de saponette. Scostumati! Sparta verrà distrutta! Reazione accuratissima degli spartani. Ci stiamo cacando sotto! E non dimenticatevi di me, il cavallo! Ma sto qua... Ma sto cavallo è l'equivalente dei lowrider! Finalmente vediamo Leonida cresciutello con il figlioletto tanto bello! Plistarco? A sto punto credo di sì! Ed ecco Cersei! Lo vedi che sto speciale pare fatto apposta? Cesira, ciao! Quanto mi sei mancata! Più bella di Elena! Dove va a fare Regina? Ci ha fatto caso? Ci ha fatto caso? Qui è Gorgo, moglie di Leonida. E altro che te dico dopo. Perché te lo devo dire? Perché le somiglianze con Cesira non finiscono qui! Comunque Leonida, da bravo genitore spartano, gonfia come una botte di vino speziato Orfio. Ma questa non è Sparta! Questa è Bibian, mio re! Che c'è? Persiani! Non volemo tappeti! Discorsetto di Leonida al figlio sull'onore! No! L'onore e l'audacia! Ma che dice? A parte che è una fillerata del film e vabbè, ma tutto il discorso degli eguali, quello che t'ho detto, messo così pare una cosa un po' estremista! Ucciderò tutti i messeni! Calmino, Leonida! Ma adesso arriva il pezzo che non dovevano mettere! Combatti con la testa! Bacettino! Poi combatti con il cuore! Io ho finito, signori! Poteva essere un bel video dove si rideva, si scherzava, ma si imparava! Potevo sopportare tutto! Ma da Cesira questo non mi aspettavo! Vabbè! Boh! Perché? Dai ed è ambasciata! E la presentazione di un nuovo personaggio! Il consigliere Terone!
Come scus? Terone! Da dove vieni? Giù da Greta. No! Storicamente esatto! Chi è questo? Intendono Terone, il tiranno d'Agrigento, che ha pure vissuto in quell'epoca, eh? Anzi, la Persia ci aveva pure fatto accordi per farseli cazzi sua. Ma che ce fa qua? E poi che vuol dire consigliere? È spartano. A sto punto parliamo un secondo della Costituzione spartana e della Grande Retra, la carta che stabiliva le istituzioni spartane. Un responso che Licurgo, padre della legislazione spartana, Tigeno, abbia ricevuto dall'oracolo di Delfi. Oppure da Apollo in persona. Sì, tipo mosaico e tavole. Sì, la legge viene sempre dall'alto. Se no l'uomini rompono le palle. Dissento, a me non me sta bene. E che dissenti, cordio? Ma che vergogna. Allora me sto zitto, obbedisco. Bravo. Sì, sempre le stesse cose. Più probabilmente però sto Licurgo, che non si sa nemmeno se è esistito veramente, non fa domande, ha copiato le leggi da Creta. Sì, i freebooter. Sì, sempre loro, sempre le stesse cose. Comunque, la Costituzione spartana, pure quella, era vista con curiosità dagli altri greci, perché era mista. Aveva elementi monarchici con il re, oligarchici col consiglio degli anziani, la gerousia, dove si poteva accedere dai 60 anni in su, e democratici con l'assemblea degli efori, che vedremo dopo. Quindi, se questo mi dice consigliere, io penso al consiglio degli anziani. Ma non mi pare anziano lei. Mi porto bene. Questo personaggio non esiste nel fumetto, eh? Creato da Zack, storicamente esatto, Snyder. Va bene. Comunque, la parte bella di sta storia è come si accedeva a sto consiglio dei guardatori dei cantieri dei templi. E chi ce lo dice? Aristotele! Che come un antico cacciari sparava a zero su tutto. Per prima cosa, non gli stava bene che a decidere del futuro della città fossero i vecchi. E siamo d'accordo. Aristotele, fratio mio, vieni qua, fatti abbracciare. Secondo Polybus, si imboccava così. Uno dei boomer avanti Cristo schioppa. E allora, assemblea cittadina, arrivavano i candidati e chi riceveva gli strilli più forti di approvazione entrava nel consiglio. Madonna ragazzi, assumete me, ho svoltato, chi strilla di più vince. Ma te rendi conto? Se quel giorno c'hai la raucedine, perdi le elezioni, i tuoi diritti non verranno mai rispettati. Aristotele, non posso darti torto. Torniamo all'ambasciata. Messaggero, maleducato, stavo parlando io. Ricordati che qui a Sparta anche gli ambasciatori hanno la responsabilità di ciò che dicono. Forse doveva dirmelo prima che le sbottassi. Ma comunque, questa mi pare una cazzata allucinante. Messaggero, ma ambasciatore non porta pene. Lei è un eunuco. Terra e acqua. Guarda, forse Quagsire è acqua terra, ma terra e acqua mi sa che non esiste come Pokémon, lo sai? Tu però me dai Persian. Cersei vuole un'offerta di terra e acqua. Cersei, Nartra, ma che acqua? Il dio re, il Kami re. Cersei il grande, il bello intelligente affascinante simpatico potenziale perfetto frutto. Questo giamma rotteggiare Namar Pozzo. Come si permette di parlare? Questa donna sessista! Sì? Io so persiano, signora. Che popolazione so i sessisti? Stanno prima dello svincolo per Troia. Ancora! E poi? Solo le donne spartane partoriscono uomini veri. Gorgo, forse c'ha ragione. Basta. E comunque, solo le donne spartane, che avevano almeno compiuto 18-20 anni, partoriscono uomini veri. E un po' c'ha ragione, perché gli spartani pensavano che solo donne e uomini maturi fisicamente, 30 anni uomo, 20 donna, partorissero uomini e donne forti. Messa così, ah, hai capito. Invece così partoriscono uomini veri. Famo due passi. Mentre parliamo del vestiario spartano, un riassunto, ti dico poche cose. Sembra che te sto di tutto, ma no. I sissizi, ma lascia aperto. Nel film gli hanno messo vesti semplici, laconiche. Ci piace. Per adesso, dopo no. Ma nel fumetto vanno in giro proprio nudi.
Col satrapino di fuori? Eh sì, però sempre col mantello. Poi vanno nei parchi d'Atene e... Ma perché sono nudi? Franchino, ci stai facendo intendere che stanno festeggiando le gimnopaediai? Ho detto alla me le gimnopedie. Io no. Una festa dove si danzava e girava nudi. Festa che viene subito prima delle carnee. E a primavera ci sono le iacinzie. Ste tre sono le feste spartane maggiori. Voglio pensarla così. Intanto il persiano flexa senza pudore l'imperatore. Le nostre armate sono talmente imponenti che quando bevono prosciugano i fiumi. Ma che davvero? Sì! Pem! E quando cagano, fertilizzano i deserti? No, quando si muovono trema la terra. Ma pure la tua non è male. Ma arrivando a Tebbe... Me vuoi freputà? Era per dire che siamo una cifra! Un milione! Di milioni! Tutti golden buttons! Ma va, stai a credere, Rodoto! Beh sì, no, quanti erano i persiani? Non si capisce bene. O almeno non l'ho capito io, qualcuno mi dica. C'è chi dice 2,5 milioni, come Erodoto. Mentre Simonide di Ceo ne riporta 4 milioni. Olè! La Lega del Peloponneso non può ospitarli tutti. Noi non usciamo mai dalla nostra valle, questa pianura verde bagnata dal fiume Po Eurota. Più verosimilmente siete dai 300.000 ai 500.000 e butti via. Re Serse ti chiede solo una cosa: de abbozza. Aia, proprio quello? Ma tanto siete abituati, tra di noi! Ma dall'altri è un problema. Ma Serse ci garantirà tranquillità. Ancora qui stai. Ma torna alla città tua! Ai Termopili c'è tricazzo, nel fumetto non c'è stai! Che vuoi? Devo aggiungere le fillerate di intrighi, tradimenti. Ah, perché ne servono altre? Scus! Stan Campanopoulos, Leonida. No, non è greco questo, eh. Perché Serse ti dà le totò? Leonida si gira. De che il Kronos si fermi. Un altro rallenti. Scopriremo che a Zack e Snyder gli piacciono molto. Gladiatore vibes. Leonida guarda il suo popolo, temprato dal fuoco di mille battaglie. Anzi, vedendoli così, fossi in te accetterei. Magari i persiani migliorano la qualità della vita. Pare il Teleton. Dono io qualche talento d'argento. E alla fine guarda Cesira. Ah, è finita così. Non posso far brutta figura. Hangard! Tu sei pazzo. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per... Sparta! Tu porti le teste degli imperatori sconfitti a casa mia! E manco ce ne regali una! Ma solo nel film succede! Tu insulti la mia donna! Ma perché, ragazzi? Per dargli una scusa! Allora sì, allora nel pozzo! Scus, Cesira, ma te manco ci stai qua! Stai in tre vignette nel fumetto! Mi dispiace dirtelo! Tu minacci il mio popolo di schiavitù e morte! Dai, che la schiavitù! Noi schiavitù! Io ho chiesto terra e acqua! Tu millanti scambi Pokémon che non vuoi fare! Se non Persian, almeno meo! Finisco il Pokédex Opulos! Aggiungo Opulos, fatta la parola in greco. Ottimo, ora ho capito. Pare difficile questa lingua morta! Lei è folle! Folle, le dico! Leonida esce da psicosi. Si rende conto che forse sta fa una cazzata, ma fa l'errore di girarsi un'altra volta. Con Gorgo che gli rialimenta subito le malattie. Hanno altri ambasciatori. Gli dà l'ok. Mannaggia Megara Maddalena, ragazzi. Ma perché? Se la moglie diceva di no, o risparmiava? Buttalo. Anzi no. Vabbè sì. Così se impara risponde male. Leo simpda. Vabbè, ne discutono in famiglia. Te sei calmato? Che stai a dire? Questa è follia. Follia? Te pare follia? Dovevo rimanere a Persepoli. Morirete tutti. Sti cazzi. No, rifavola! Questa, Pitane! Vedi che bella Pitane? I miei piccoli giuocano! E altri rallenti come se piovessero persiani! Le
Leonida. Ma è un crimine di guerra che ammazzi gli ambasciatori a caso? Sì, Leonida lo fece davvero. Eppure Atene, e veramente li buttò dentro a un pozzo. Casomai vi chiedeste cosa sia sta cosa. Oh, sto buco, ma che è? C'è l'Ade? No, è un pozzo. Quindi hanno inquinato l'acqua? Sì, succede. Sia nel film, che nel fumetto, che nella storia. Ma 10 anni prima, la prima guerra persiana. Opla! Non ci è piaciuta sta cosa. Cambio scena. Leonida in mezzo a un filtro bluastro, quello delle cose brutte. Mo sbucano i dissennatori e scala robe che popola Torre Karin e Peinabbi. Questo è da Poggers. Aggrappandosi ai vari zoccoli di Gnu, finalmente developpa al cospetto degli efori. Sti vecchietti con la scabbia sull'efori l'hanno rappresentati malino, eh? Benvenuto, Leonida. Ma come cazzo ci siete saliti voi fossili qua? C'è il sentiero. Comunque questi sono i 5 efori, letteralmente coloro che osservano, gli Watchmen. Ma who watch the Watchers? Sacerdoti degli antichi dei. Sì, magari nascono così, dicono, intorno al 755-754 avanti Cristo, ma poi si sono magnati tutto il potere, superando pure il consiglio degli anziani, diventando magistrati del popolo. E guardie, controllavano l'ordine sociale, come ti ho detto, la parte democratica della costituzione spartana, perché erano di estrazione popolare, tutti potevano accedervi, tutti gli spartani, quelli coi diritti sopra i 10 anni eccetera, però appunto dal popolo, quindi sono bravi. Rimanevano in carica solo un anno, poi quanti danni potevano fare? Porci incestuosi. E la madda Diana cacciatrice. Frank Miller credeva a Platone, me sa, che diceva fossero tiranni alla fin fine. Ma quanta cattiveria, bestie, animali che perfino Leonida deve corrompere. Ah, ecco perché ce l'hai con loro. Stai a rosicchia? Ma perché io sono l'uomo forte che sa quello che deve essere fatto. Non alimentare sti pensieri di alcuni fan. Dice che vuoi fa? Io però non ho capito. Sembra che abbiano invertito il consiglio degli anziani, che dovrebbero essere vecchi, ma guarda Terone, con l'eforato, che so giovani in teoria, i cittadini, ma qua so vecchi, sembrano. Vabbè, storicamente esatto. Allora, ecco il piano. La Persia sta arrivando per così. Ma se noi, non manca qualcosa? Non mi pare. I soldi. Il tributo? Che è qua la faccia? Paga le tasse, sei proprio uno stereotipo, sì. Prosegua. I persiani so tanti, ma se noi difendiamo il passo delle Termopili, ce la potemo fa! Non m'hai convinto. E se faccio 2 casette? Ancora no. E se ti dico che le nostre lance, le dori, sono più lunghe delle armi loro e non ci arrivano proprio a colpicce, quindi incalanandoli là è easy win? Che me dici? E le carnee? Na fumo quella roba da centri sociali tebani. Le carnee! La festa sacra che rievoca la discesa dei dori. Sempre sti dori, guidati da Apollo Carneios. È nostro compito accertarci che tutti, sia cittadini che re, rispettino gli usi e costumi. E dovemmo farli. Che? I costumi? E il rinfresco? Chi ci ha pensato? Il catering delle carnee. Ma sono appena finite le Gianni Opadidie. Stiamo tutti a girare col capitello di fuori. È tutto un ponte. Siete buoni solo a più al reddito di città-stato! Ora capisco perché piace agli estremisti! Dittatore, ti credi al di sopra della legge? Io morirei per la legge! Solo a quella che te pare! Sparta brucerà! Donne e bambini diverranno schiavi! O peggio, ateniesi! Quindi il piano di Leonide è semplice: incalanarli nelle Termopili, o Termopile, letteralmente le porte calde, per via delle sorgenti termali che sgorgano, e poi infilzarli con le lance lunghe, in tutta sicurezza sul lavoro. Dritto per dritto. Come? Dritto per dritto. E poi boom! Rivedi il piano un po'? Dritto per dritto e boom! Che tenerezza che fai, sei simpatico. Però no. Radical chic! In sostanza, gli efori e il re litigano sull'entrare in guerra o no, e su quanti soldati mandare, perché un altro compito degli efori era scegliere le classi di leva che dovevano mobilitarsi per la guerra. Ecco perché Leonida è qua. Facevano un sacco di cose sti efori. Impegnatissimi. Quindi, parla qua, segretaria. Con chi? L'oracolo. Che entri colei che tutto muove e tutto può.
Chi è questa persona? Scusate, L'oracolo! Anzi, l'oracola, pardonna signorina, ma stiamo a Delfi. Boh, sto pezzo del film, ma anche del fumetto, molto simile. Secondo me, umilissim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 o opinione, è storicamente un bordello. Come nei film presi dai libri, hanno unito i personaggi. Ma farlo con la storia, 90% accurato. E qua hanno unito due avvenimenti. Gli Efori, che volevano proteggere il Peloponneso, piazzando i soldati sull'istmo di Corinto. Non è che non volevano andare in guerra, avevano altri piani. Difende i territori di Sparta. Sono isolazionisti, t'ho detto. Uscire dal Patagno Ponneso, mai! Invece Leonida puntava a unire tutti i greci, quindi portarsi in avanguardia per convincere gli alleati incerti a prendere una decisione irrevocabile. No. Quindi hanno unito questo con il viaggio di Leonida a Delfi. Perché sì, ci va! Perché sì, Sparta e Delfi, termine tecnico della storiografia modernissima, stavano così. A bello re! Bella sorella, com'è l'oroscopo per domani? Forse è meglio che te siedi! Avevano un rapporto privilegiato. Perché sì, pure qua, scena profezia! Ma è bellissima sta cosa. Abitatori di Sparta dalle larghe contrade, o la grande rocca gloriosa verrà devastata dai discendenti di Perseo. Oppure questo non avverrà, ma la terra dei lacedemoni piangerà morto un re della stirpe di Eracle, perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. E quando ogni sua ambizione gli verrà negata... No vabbè, fino a Eracle. Anche se la profezia continua comunque, vattela a leggere. E allora Leonida capisce che dovrà morire. Secondo me hanno voluto unire sti due avvenimenti, sia Frank che Zack, la profezia e gli Efori, ma senza dire niente della storia vera. L'oracolo vero era figo. Vabbè, per non spoilerà, ma sanno tutti il finale. Qua invece te becchi lo stacchetto, i veli e responsone. Bisogna pensare alla guerra, alla guerra, alla guerra. Al catering delle carne! Ma vaffancopulos! Come ti permetti? Noi abbiamo anche il potere di condannare i re, lo sai? Ma siete inutili! Mi pare che invece t'emo fatto comodo quando hai deposto tu fratello, Cleomene! Volemo tirar fuori l'Artarini? Porci corrotti, quando te pare! Ehi! Vedo l'ora che arrivi Cleomene. Aridaglie! Cleomene terzo! Non mi fratello! Che nel 227 per Squarta. Cosa hai detto? Viva Sparta! Ecco, bravo, scappa! Fifonida! C'è da retta? Boh. Mannamo a morte un po' dei perieci. Sì! Gli Efori, abbiamo capito, li trattano proprio malissimo. Brutti, pustolosi, lascivi e corrotti. Dai persiani, con al seguito Terone. Dai, il primo dilemma è chiaro. Come siete saliti? Come? Mister T è salito, Mister Tau. Ma chi ci crede? Però, visto che Terone d'Agrigento era corrotto dai persiani, come t'ho detto, mi fate pensare che, appunto, questo è un modo per fartelo vedere. Voglio essere buono, anche se qua è spartano, non ha senso, mi lascia perdere. Bravi, bravi, sotto il regno di Serse, voi corrotti vincerete tutti gli appalti. Alti, voi e i vostri amici, e gli amici degli amici, per tutte le future generazioni! Una profezia però vera. A seguire il taglio de luce cattivo anni 20 più taglio de luce nella storia dei tagli de luce! Ma che fai? Ma che te ridi? Ma serio, Zack? Mr. Grinch. È perché lui è cattivo e Sparta è brava. Personaggi sfaccettati come ne ha quattro. Mamma mia, come la fate semplice. Persia, cattivi. Sparta, brava. Cambio scena. Leonida e Gorgo in un momento di sinusia, filler del film. Perché sì, hanno voluto mettere la storia d'amore pure qua. Questa scena di merda, dei baci di merda. Non c'è niente da fa. L'americani... De goccio, laconico. Veramente con una formula matematica crei lo sceneggiatore tipo. Sceneggiatura fratto trama seria per amore alla seconda uguale blockbuster. Che anche nel fumetto ogni tanto pensa alla moglie, per carità. Ma guarda qua! Solo per accaparrarti il pubblico femminile, palesemente. Con una trama filler de Gorgo. Ah, la donna forte! Va bene! Vogliamo parlare di Gorgo? Parliamo de Gorgo! Caro, ti ricordi quando mi hai chiesta in sposa? Come potrei dimenticare?
Carlo, amore mio, picci frillissimo, quando deposi mio fratello Cleomene I, facendogli la grazia di legarlo a un ceppo, e lui si è dovuto suicidare con cortello che aveva rimediato. Un lieto fine. Così ti ho conosciuto, povero papino, che Zeus l'abbia in gloria. Sì, Gorgo è la figlia di Cleomene I, il fratellastro di Leonida, madri diverse ma sempre il padre re. Lui l'ha sposata per rafforzare il suo diritto di successione! Si è sposato la nipote di primo grado! Cesira, dove va? In cesta. Ci ha fatto caso? Ci ha fatto caso? Zio! Come? Marito! Voi mette le storie d'amore! Metti le storie d'amore! Qua non te lo dicono, te lo dico io. Però c'è un po' di Natale l'Acedemone! Sto film non è che parla alla pancia delle persone, coi momenti fomenti. Non parla alla pancia. Un po' più giù. No! Coprite le grazie di Cesira! Non guardate! Vergogna! Sbrigate le formalità, eh? Boh, si scopre che è Gorgo il capo. È Gorgo che pia le decisioni irreversibili. Vocabilopulos. E le leggi? E sti cazzi? È Gorgo il vero Kira! No, quello era un altro speciale. Leonida, abdica, dagliele Ermo, vai a zappa con gli Loti! No, perché Zack le vuole far intendere che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna! Con dietro un grande stipendio per uno sceneggiatore cane! Con dietro un grande pennello, con dietro un pennello grande cinghiale! Che ammazza Robert! E dai, finalmente il re sta per andare alla guerra! Con i famosi 300 spartani, nella loro tradizionale veste rossa, la Phoenix, la guardia reale, gli Hippies, Hippies. Ma come gli Hippie? Ma allora non sono di destra! Infatti sto rosso, gli eguali, gli Hippies, Hippies. Non lo so, questa non ho chiesta di pronuncia. Letteralmente i cavalieri. Un corpo sceltissimissimissimissimissimissimissimissimo, dove appena entravi, l'altri spartani esclusi, cercavano in tutti i modi di prendere il posto tuo, provocandote, facendote sparire de notte. A Sparta se non mori in battaglia, mori de stress. Sono forti gli spartani perché si mettono nella merda da soli, nella copros. Se uno sbaglia, tutti non magnano. Si allenano in modi in cui il muscolo non si rigenera. Combattono nudi, ma... Perché così vivono gli uomini belli! Harry! Ma Nieto! Ma i col Fassbender! Sì, questo è il primo film dei Fassbender! Ora è proprio al top! Ma ha iniziato urlando cose cringine, che però il re approva. Bravo! Mo' parlo con Ridley Scott, te famo fa tutte cose con Alien, magari. Yeah! In questa occasione, però, Leonida scelse tutti gli uomini che avevano già figliato, per evitare la distruzione delle loro famiglie. Perché Leonida già sa! E questo è vero, storicamente esatto. Bravo, bravo! Finché non inquadrano un minorenne! Questo affigliato? Sì, a The Symposiums! Sit! Questo è mio figlio, Astinos. Astinos, Astinos... Nella storia vera non esiste. Nel fumetto sì, lo nominano un figlio del capitano, ma boh, ma che nome dicono? Ma a sto punto, metti Winky! Stelio! E chi è Stelio? Stelio è un soldato de Sparta. Quello che rappresenta un po' tutti noi. Quello fallace, ma che si impegna. E poi diventerà decisivo. Uno che nelle prime pagine del fumetto, i compagni lo chiamavano affettuosamente Sterco. Cioè, capito? Lo chiamavano Merda. Ti piace il soprannome che gli ho trovato? Merda. Erano mesi che lo cercavo, eh? Era facile. Merda. Ne conosco un altro del merda. Ma è bullismo! Bullismo? I bulliti. Sapevo dei molossi io. Ma questi chi so? Saccheggiamoli. Sì! Vabbè, questo è il figlio del capitano Artemis. Che stattore comunque. È pure il secondo un comando de Troide, Achille Pitt. Sempre l'anna ma sbatte. Fa sempre il braccio destro. Porellino non è un artista. È un artoista. Dai, questa fa ride, su! Forse no. Vabbè, Namo! Aspè! E dai però, stiamo a metà riassunto, ma che è partita la battaglia! Ma cosa siamo partiti noi? Chi ferma il re? Il consiglio degli anziani! Che so tutti anziani! E o vedi! Tranne Terone! Ma porco Giuda! Giuda, uno tipo te! Ma che è il portavoce? Il badante! Guardalo, non c'entra proprio un cazzo! Assembramento! Ma chi questi? Ma siamo tutti homo yoi, eguali, congiunti! E dove andate? Ma andiamo a fare una passeggiata di centinaia di chilometri alle Termopili!
sembra un bel posto. Se famo un bagnettino. Fuori legge! Alla rupe! Ah, bei tempi quando i re spartani potevano attaccare chiunque volessero. E se glielo impedivano era considerato sacrilegio. Ma in tutto questo, dimmi, che dice Leotichida? Leotichida? Non so di chi parli! Io sono il re forte! L'unico! È stato un piacere, Kaire. No, no, parliamo un po' di lui. E chi è? Tu lo conosci? Non mi sovviene. Tutti alla rupe! Leotichida è l'altro re di Sparta! Perché i re a Sparta so due! Ve l'avrei dovuto dire prima, ma non posso mettere tutto all'inizio. Più scrivo, più ho paura di quanto sta a venire lungo. Madonna, quante informazioni, che palle. Dobbiamo imparare divertendoci, vai. Nella vecchia Laconia, ia ia oh, vige pure la diarchia, ia ia oh, oltre che la cherusia, ia ia oh, a Sparta vige la diarchia. Ce so dure. Questo rimanda anche ai Dioscuri, ti ricordi? Tutto partì dai gemelli Euristene e Procle, che discendevano da Eracle. Sì, ci stiamo a credere. E che fecero partire due dinastie. Gli Agiadi, quelli scialli, scialli in cazzo, è la dinastia di Leonida. E gli Euripontidi, che bevevano dall'ampolla l'acqua del fiume Eurota. Le somiglianze cominciano a farmi paura. Però i nomi delle dinastie non derivano da loro, infatti, Euristene e Procle, ma dai figli, Agide e Euriponte. Ma perché? Ma è una gioia, oh. Sono tragedie greche. E quindi Leotichida degli Euripontidi che dice: ma che cazzo te ne frega, gli Euripontidi devono star muti, che il predecessore suo Demarato in Persia si è dato, demadato, perché tuo fratello Cleomene ha cospirato contro di lui. Per questo l'ha legata in ceppo, hai conosciuto tua moglie, è scappato con la picca fra le gambe. È ora di andare alla guerra. Posso chiedere un'ultimissima cosa? Se proprio devi, perché siete nudi? È il costume per le terme? La Phoenix, ok. Ma dove sta l'armatura de bronzo? Quella famosa degli opliti greci. Volete morire? Certo che sì. Non ho capito. Fa caldo, sì. È agosto. Mettetevi l'armatura e l'elmo. Ma guarda che capelletti, che barbetta. Sembra un dio greco. Una statua semovente. Un'opera d'arte mobile. So, richiami. È il momento dei salutissimi con Cesira Gorgo. Nell'unico pezzo in cui c'è sta pure nel fumetto. Marito mio, nipote mia, figlio, nipo, pronipo, cugino, contiguo mio. Loro si vorrebbero dire tante cose, ma non ci staressi spazio per le smancerie a Sparta. No, il figlio gli dà il casco. Mettilo. Ho capito. E va bene tutto, guarda. Ma se Gorgo non gli dice la frase fica famosa dello scudo che t'ho detto prima, che la dicono pure nel fumetto, infatti, delle donne spartane, veramente mi incazzo. Dov'ha? Spartano! Ma che cazzo? Ah, ecco, bravi! Ciondolino con la zanna a richiamare il lupo che lui sconfisse, che all'agora mio padre comprò. Regà, René, non giocate coi miei sentimenti! Ritorna con il tuo scudo, o su di esso. Oh, bravi. Ma sempre strascicatissimo, va. Primo piano del figlio. Chiamate gli assistenti sociali cartaginesi. Camminatina. Stronzatine. E poi frase. Ora è il momento di una cheat di Leonida. Lo scopo della donna spartana è sposare un uomo valente e generare figli valenti. Cheat vera. Ma va a morire ammazzato. Sì! La morte è bella! Fine dalla parte di Gorgo. Ma non nel film. Comunque, oh, sbrodoleranno un po' da qualche parte. Ma va quanti rallenti! Ammazza che figlio! Miraggi spartani ovunque! Acropolis now! Solo i duri e i forti, e nati in delle famiglie con dei diritti, possono definirsi spartani. Ma mano di Gollum, come a smentire questa affermazione? Chi li seguirà mentre marciano? Dobby? Gremlin? Può essere. Chi li seguirà? Marciamo per la nostra libertà. Ma solo la loro? Marciamo. E oh!
Scusa? Cammina, cammina, i 300 spartani, seguiti dagli Eloti e Perieci, quindi erano una millata, no, 300, si incontrano con le altre forze greche, fresche fresche dai caserme, poco oro, poco legno e l'hai fatte. Forse più solo del Peloponneso, però vabbè. E vengono dalla... Tegea, Mantinea, Tespia, Focea, Tebbe, eccetera. In tutto, più gli spartani, tutte le forze greche proprio, dovevano essere sui 7000. Numero magico per 1000, di cui circa 4000 del Peloponneso. Ma gli spartani puri sono solo 300. E gli altri 6000 spicci non sono contenti. Semo de più! Ma noi siamo da municipio livello 3, costiamo una fracca di cibo, di oro. Non vuol dire niente! Ah sì? Tu, Arcade! È bestemmiata. Dall'Arcadia! La smetti! Che lavoro fai? Vasaio. E tu? Scultore. E tu? Streamer. Spartani! No. Qual è il vostro mestiere? Capito? No, AU è un mestiere. Vedi in Camera di Commercio un po'. I noi chema di commercio. Ridi cazzo, ridi. Ho chiesto le parole in greco apposta. Se no ho perso tempo. Qual è il vostro mestiere? La scimmia? Secondo me reagiscono agli strilli e basta. Proviamo. Cassapanca. In realtà gli opliti greci dicevano alalai, alalai, che significa letteralmente lanciare il grido di battaglia. Mi pare giusto. Ma viene anche da alala, la dea greca che accompagna Ares nel campo di battaglia. Ma credo che siccome esisteva questo grido hanno creato la dea apposta come un brand per monetizzare il grido. Quindi lupo di prima ululì e la dea alala. Vabbè, è per fatte capì che loro sono nati per menà. Il miraggio spartano, se sentimo sto cazzo e sai ste cose, dai. È ora di dire archeico sta storia. Siete troppo pochi per sentirvi così fighi. In tutta Sparta sarete 8000 in età di guerra e questo è il picco demografico vostro. Appunto, in guerrieri normali 8000 spartani fanno 8000 miliardi di milioni di centinaia di decine di unità, perché discendiamo da Eracle. E no, si va a dormire, tutti si riposano a mosaico per l'imminente battaglia, tutti tranne il re. C'è qualcosa che lo tiene sveglio. La paura? No, ma te pare. Al minimo cenno di timore se butterebbe dalla rupe. Non dorme perché è troppo irrequieto. Lui non vede l'ora di andare in battaglia. Non vede l'ora di morire. Dai, oh, ma sta a fa più male pure a me che mi chiamo il trono del muori. Ma sei un emo, Emonida. Comunque bravo che non dormi, bravo. Così vai in battaglia stanco. È un buon inizio per il tuo piano. Ognuno dei suoi 40 anni. 60. No, 40! Gerard Butler, bell'uomo, distinto, 40, dai. Allora, qua dicono 40. Nel fumetto 50, in realtà Leonida ne aveva 60 dei anni. Stava lì lì per la pensione. No, 40! Che acchiappa sia grandi che piccini. E le signore, non se scordiamo le signore. Tutti ci si possono immedesimare. Ringiovanimo tutti, pure un membro del consiglio a caso. Perché è meglio se è giovane, più mainstream. Ok, comunque lui ha gli anni che ha. Me li sento tutti. E gli sono serviti tutti per arrivare a questa battaglia. L'unico rimpianto è che sono così pochi a combattere. L'altri a casa che non possono morire con noi. Quanto staranno a rosicà? Il giorno dopo, gli spartani trovano un villaggino attaccato da degli esploratori persiani che si sono spinti fino a qua. Siamo arrivati troppo tardi. Se ci fossimo stati noi, un rumorino. Oh, senza paura! Nanfora è cascata! In posizione! Chi è? Un bambino! Che imbruttisce al re. Hai fegato! Però alla rupe. Io non so, zacchete, che sta a fa qua. Tutti filler? Il bambino parla. È stato spiacevolino. Che fai, ti lamenti? Pollo fifo! Abbiamo un pollo fifo, ragazzi! Per un attacchino! Avrei visto la tua famiglia sputellata, che sarà mai? E poi il ragazzino sviene. O muore proprio pure lui, non ho capito. Ma dove sarà finita la famiglia del piccolo angelo? A fare l'albero di Natale. Farlo proprio loro. Cazzo è il Natale? Cos'è? Cos'è? Tutto questo è opera degli immortali.
i guerrieri d'élite della Persia. Gli spiriti persiani. Che paura! Andiamo se ne ci avevamo provato. Ma che spiriti! So chiamati così perché erano un'armata composta da 10.000 uomini. Sempre e comunque, se uno moriva, sostituito. Se uno si ammalava, rimpiazzato. Un disiscritto, un altro subito ad attivare la campanellina. Il loro numero rimaneva invariato, sembrando appunto immortali. E guarda pure che scultura t'hanno acchittato. Vieni, talento. Se sono fatti il culo più a fa sta cosa che a saltar villaggetto. Perché l'avranno fatto? Per ricordo, hanno immortalato l'avvenimento. Mi dissocio dagli spartani. E mentre mi rendo conto che quest'uomo è uguale a Gianluca Iacono, e io sono il principe degli spartani, anzi il re, ti dico che nel fumetto sono loro che impalano i persiani. Proprio il contrario. Ma è successo questo? È per darti altre ragioni per odiare i persiani. So cattivi, sì, abbiamo capito. Rivediamo pure il narratore Delio, Aristodemo, il cantastorie, che scorge le navi persiane. Il conteggio dei soldati ammonta a so popo una cifra. Però c'è aria di pioggia e Leonida ci capisce peggio dei nami. Infatti, tempestona! Due goccine, semicit. E la flotta persiana fa splash! Che sia un richiamino alla battaglia di Capo Artemisio, degli ateniesi con la loro flotta che ha vinto contro i persiani e che si sta svolgendo quasi contemporaneamente, oppure è una citazione al primo attraversamento fallito dell'Ellesponto, dove Cersei era talmente incazzato che ordinò di frustare il mare. 300 frustate. 300. Che coincidenza. Poi l'ha maledetto e gli ha tirato dei ceppi dentro. Come a imprigionarlo. Cazzo, l'Ellesponto non si è più ripreso, eh? È aumentato di volume perché so le lacrime che ancora piange per l'umiliazione. Cersei, volevi vincere la guerra? Vabbè. Oppure, non vuol dire niente, affondano e stop. Comunque sia, agli spartani gli pia bene. Yeah! Brigitte Bardopoulos, pure troppo bene. Oh, Dio, come fa? Ares, non mi sento tanto bene. E dai, The Rallenty. Sempre Rallenty, non è un film, è una pubblicità. Citate in profumo. Gli pia bene a tutti, tutti, tranne il re. E quando te sbagli, perché voi persiani so de meno e può essere che non mori? No, ma che cosa? Proprio il contrario. Guardali, miei piccoli angeli, tutti felicini. Pensano di avere qualche possibilità. Leonida, dai! Leonida, dai! Cambio scena fillerissima del film con Gorgo. Ma perché? Per quanto apprezzi Cesira sullo schermo, che deve fa? Ha finito lei! No, deve difendersi dalle cospirazioni, gli intrighi, i tradimenti! Furono affrontati con indomito coraggio. Oh, dove sta Cesira? Cospirano. Ci ha fatto caso? Ci ha fatto caso? Pezzo delle ombre rubato ad Ardo, Giovanni e Giacomo. E insomma, Gorgo deve parlare consiglio per dare una mano al marito, senza sapere che c'è bisogno, Gorgo. Le forze le vogliono mandare, però prima devono finire ste carnè. Non sta cospirando nessuno. No, no, questo è un complotto. Io lo so. Non ce lo dicono. Un pochino di frasi fatte. Che la libertà non viene regalata, che esige il più elevato dei tributi, il tributo del sangue. E torniamo a battaglia, per cortesia. Ecco l'accampamento persiano, con tutti i suoi 1.000 milioni di uomini e bestie e gente bizzarra. Il più grande circo della storia, signori. Ma non vinceremo mai. Che cazzo abbiamo festeggiato a fa ieri? Moriremo tutti. Michael, discorsetto sulla bella morte. Bravi, l'hanno messo. Speriamo che uno di quelli riesca a farmi secco. Ho capito che so le vostre leggi, ma deve essere brutto vive così, eh? Il greco si rende conto che sta andando in guerra con gente che proprio clinicamente non sta bene. Tendenze suicide, aggressività, voglia di isolarsi. No! Invece è bello! Per il rispetto e l'onore! No! L'odore dell'onore! Tolti i fili. Torniamo al fumetto con altro ambasciatore persiano che va a fa visita agli spartani e vedono i ricognitori persiani impalati.
Oh, vedi? Solo che così pare una vendetta, perché loro inchiodano le genti. Non è cortese, Bah, l'ambasciata arriva, mentre i greci ricostruiscono il muro focese, una fortificazione che già esisteva, per stringere ancora di più il passo. Storicamente esatto, Leonida lo fece ricostruire davvero. Avete impalato pochi poracci! Dov'è il resto dell'armata di ricognizione? Boh, se sarà Persia! Scherzo, sta dentro al muro. E gli dice pure, più o meno, la frase: i focesi hanno costruito il muro e noi spartani abbiamo messo la malta. La malta? Hanno sfrattato Zeb 89? Comunque dubito fortemente che Leonida l'abbia fatto ricostruire così. Però, siete meglio voi. È chiaro. Please stop. E i persiani? Barbari! Che schifo! Ma inchiodate la gente come quadrucci! Ma perché tutti qua poi? C'era solo quell'albero. Da visti altri te. Tutte rocce in albero. E mo? Barbari! Pretendo di vedere il vostro comandante. Allora? Ti devo magari. E plot twistissimo, l'ho capito solo ora, è lui Stelio! Michael Fassbender! Sterco! A merda! Braccino! Please stop! Ti stai lamentando? Caghettino! Abbiamo un caghettino qua, ragazzi! Vai dal tuo patrone e digli che qua troverà uomini liberi a combattere! Oh, e basta! Ne parliamo dopo, perché voglio andare avanti nel film! Ma basta con sti uomini liberi! E allora noi faremo le cose brutte a tutti i vostri parenti, conoscenti, discendenti, ascendenti! Ma a voi no! A voi vi uccideremo! Paura, eh? Sì, ma non si può discutere con voi! Come cazzo vi si minaccia? Allora ce ne andremo e vi daremo l'oro! No! Aha! Le nostre frecce oscureranno il sole come un'antica eclisse! E attenzione, frase fica storicamente esatta! Allora combatteremo nell'ombra. Le punchline degli spartani, signore! Non puoi vincere manco a parole! Bella frase! Bella, ma la dirà fra un anno Dienece, nella battaglia di Platea. Perché m'ha frebutato! Sarebbe affascinante pensare che Stelio sia Dienece. Dienece, non lo so. Ma qui morono tutti. O quasi. Quindi no. Ultimissima cosa, te voglio dire. Nel fumetto, oltre al muro, Aristodemo d'Elio, che te l'ho detto, racconta storie. Racconta che durante l'Olimpiade, che vabbè, riportata da Plutarco, no da Delio, ma ok. Un vecchino malandato cercava posto, come se fosse sull'autobus, e va da tutte le delegazioni greche, di Tebe, di Atene, di Corinto, ma fanno tutti i vaghi. E quando si stava avvicinando alla delegazione spartana, prima che lui potesse proferire parola, vide che tutti gli spartani si alzavano per cedergli il posto. E allora il vecchietto, che stava palesemente fingendo d'esse malandato perché comincia a strillare come fosse a Posteopolis, dice: tutti i greci sanno cosa è giusto, ma solo gli spartani lo fanno! E poi splat! Cambio scena. Leonida ha ancora qualche dubbio sulle fortificazioni. Le budella attaccano meglio della calce, non ti devi preoccupare. Il muro è finito e i persiani possono passare solo da là. Sicuro che non c'è sta qualche sentiero che convenientemente ci aggira e finisce a schifio? Magari. Ma no. Oh, guarda se veramente sopravvivemo, eh. Non si preoccupi, non può succedere, patrone! Finalmente scopriamo chi li stava seguendo tutto questo tempo! Lui! Efialte! Nel film vediamo che è un wannabe spartano. Notis mi, Leonida Sama! Rupe! Aspetta! Efialte spiega che c'è il sentiero, aridaglie, chiamato Anopea, sul monte Eta. Quindi è meglio se ci mandi te spiesi a dargli un occhio. Segue quindi spiegone di chi è questo. Mi chiamo Efialte! Sì? Un figlio di Sparta! No! Efialte è uno della zona delle Termopili, di Trachis, o Eraclea Trachinia, che non è una specie di granchio, sembra, ma no. La città dove, dicono,
vero? Sia morto Ercole. Eracle, che aggiunge poesia a tutta la questione. Dove Eracle, l'avo di Leonida, morì, arriva chi lo fa morì. Cioè? Fatevi servire! Nel film e nel fumetto, siccome è traditore, lo rendono proprio un calendoscopio dei sindromi. Ma credo perché Frank Miller stia richiamando la calocagatia. Cioè la concezione per i greci, in sintesissimo te lo dico, che il bello è anche brakalos kai agatos. E il brutto è cattivo. Kalos fai cagatos. No, non è così mai. In sostanza, l'abito non fa il monaco, stuca di sento. Ecco perché gli efori, le fialte, i persiani sono strani. E invece gli spartani, va che belli. Famo che è per questo. E no per le accuse di razzismo che ha ricevuto sto film, ma vabbè. Comunque, più che brutto e cattivo, a me fa pena i fialte. Ma guardalo. Vabbè, alla nascita, appena m'hanno visto, rupe. Mai qualcuno fu più degno. E basta? Poi ci hanno ripensato. Volevano fa un film su di me. The Effie Altman. Ma mia madre è scappata e mio padre mi ha insegnato a menà. E ora eccomi qua. Fammi menanzia per voi. C'ho più motivazioni per voler morire di te, patron Leonida. E fialte, e fialte. Se mi dici di notte sfondo. Vediamo. Interrogazione. Ti chiedo l'affondo. Dai, questa la so. Hopla, hopla, hoplita. Bravo, bravo. Ora alza lo scudo. No, lo scudo no, non l'ho studiato. Ah, ah, ah. Te lo faccio io lo spieghino sulla falange greca. Era uno schieramento coeso con gli scudi che proteggevano tutto il corpo e le lunghe lance a infilzare tutte cose. E gli opliti spartani, che si consideravano i veri opliti, e ormai hai capito che tipi sono, a differenza degli altri opliti greci che dovevano rimediarsi l'armatura da soli, erano l'unici a cui lo Stato dava una sorta di divisa, tipo la Phoenix, no? E questo li faceva sembrare un'enorme massa di rosso e bronzo e oro, grifon d'oro! Che paura! Quindi, tu sei tanto caruccio, per carità, ti applichi! Ma gna fai proprio! Sarebbe una massa di bronzo e rosso con buchetto! Non c'ha lo stesso impatto psicologico! Ma anche io posso essere spartano! No! E finisce così, nel fumetto. Nel film che deve aggiungere roba senza senso, Leonida gli dice tipo: dacci una mano a portare l'acqua. Sì, il nostro Adam Sandler, come un ilota qualsiasi. E c'è ragione. Film, offendi lo spirito spartano. Quello che rimane da fare ai fialte è andare alla rupe. Bravo. A canna, poverino. E lui se butta. Perché all'inizio è un onorevole, non è così infame, si autoesclude, non ha il Xy Factor, flette i muscoli ed è nel vuoto. Però sopravvive. Mannaggia Licurgo! Ha flettuto, poi ha riflettuto e rosica. Così si incattivisce. Una costruzione del personaggio carina. Qua invece è cattivo subito. Fantasma dell'opera totale. No cazzo, quello è sempre Gerard Butler. Fantasma di Sparta. No, sì, durava mezz'ora la guerra. Si ingollumizza proprio. E fiat, e fiat. Forse c'ha ragione. No, ci hanno ingiustamente rifiutato. Su My Hero Academia mica è andata così. Amo dai persiani a godere. Ma chi fa lo spione? Non è figlio di Giurone? Va nell'altra testa giù! Quando volete fillerà, c'è tempo! Per costruire un personaggio un po' di più! No, va bene! Sono tutti cazzi, tranne gli spartani, perché è un complotto! E la terra trema! Sono i poteri forti? Sì, i persiani, che si stanno muovendo per il primo giorno di battaglia! Da un lato il mare, dall'altro la montagna, e davanti gli spartani! Bello, ma non ci vivrei. Bravi che hanno messo il casco. Hanno dato retta agli anziani. Ma il petto sempre in fuori. Ah, perché sono forti i muscoli. Mi scrivo palestra. Domani su Attica Zone compra pesi in marmo. Perché Vin Diesel li guarda da lassù. Se potevano mettere una canottiera a sto punto. Ma mettite un'armatura, una placca, un tovagliolo. Sì, pure la sottana. E andiamo a far cosplay del battaglione sacro. Che ben merda. Siamo meglio noi! Ma ti stai riferendo all'armata tebana composta da 150 coppie di guerrieri che si ammavano e quindi combattevano alla grandissima per difendere il partner? Quello? Si batte... Non puoi dire ste cose! Xenofobi! Ah!
no! Siamo spartani! Gli xenofobi fa paura come nome. Ci sono un sacco di popolazioni che non conosciamo, eh? Conquistamoli! Sì! Comunque il battaglione sacro lo istituiranno fra 100 anni e vi faranno un culo anfiteatro! Ma andiamo avanti! Leonida gli dà di Aragonnata! Noi forse moriremo! Ma non è questo il giorno! È dopodomani! Per Sparta! E Frodo! Così! Ma indovina che succede? I persiani continuano a voler patteggiare! Deponendo le armi! Eccone una! Cosa risponde in realtà Leonida secondo Sailor Plutarco? Ma lo stai esagerando? Ci vorrebbe un po' di rispetto. Me frega niente. Alla richiesta di consegnare le armi, Molon la be! Non ho capito. Molon la be! Olong Johnson. Olong Johnson. Significa... venite a prenderle. Va bene. E via con le botte! Quello che lo spettatore medio è venuto a vedere! E te lo giuro! Se isoli ogni frase di Leonida, è una frase fatta! Non cedete loro niente, ma prendete da loro tutto! Tutto, tutto, niente, niente! Ma è un potere, scrivere una cosa del genere! Sbudellamenti vari, so tutti eroi, so tutti forti! Sì, sì! In cosa consisteva in realtà la famosa tattica spartana? Infilzare la gente, con le lance lunghe, no? Quindi gli altri non arrivavano proprio a prenderli. Dopodiché, ritirata! Quelli gli corrono appresso, gli spartani si girano e continuano a infilzare con le lance. Poi se li ritiravano... e quelli gli rivanno appresso! E dagli così! Ragazzi! Infilzamenti, infilzamenti! Stavo a far kebab! Morti, famiglie spezzate! Ed errori storici ovunque! Ma questo è brutto! Questo no! Perché sti stronzi, spartani, spezzano a falange! Schieramento coeso un cazzo! Ma allora fa un bocca pure fialte, no? Se andate da soli così, fallo andan firza in giro! Poi se muore, pazienza, contento lui, contenti noi, contenta Sparta, contenti tutti, che cazzo! Ma perché se uno andava da solo così, se facevi uno splendido, gli spartani te guardavano malissimo! Ma la gloria! Ma tu devi stare al posto tuo e al posto tuo morirai! Ma il pubblico! Ma i rallenti! Ma Vin Diesel! E allora andate! Pum pam pim popo! Ah no! 0,5 secondi di colpo, 40 minuti di lui che lo guarda. E poi, dopo che si sono sfogati un attimo, ridagli le falange. Ce l'hanno Oxifactor questi? No! E allora che famo? Alla rupe! Col 300 milionesimo rallenti. Basta spigne che cascamo pure noi. Come primo giorno. Non male, dai. Ma non è finita! Osho all'eclisse de frecce. Profezia avverata. Mo è finita. No, Purelli! Colpa mia che mi preoccupo. Ma che te ridi? L'aveva detto Dienice. Che avremmo combattuto nell'ombra. L'ho detto io! Sì, era questo il senso, infatti. Non serve ribadirlo. Che fai, me spieghi le battute? Sei la vergogna della nostra stirpe. Secondo round! Split e splatte, pori cavalli. E Leonida dice solo cose del tipo... quest'oggi non moriranno spartani. Se lo dici te, almeno nel fumetto capisci i suoi pensieri. È serio, non esaltato. C'è da dire però che il piano dritto per dritto boom funziona. Vai Leonida, dai che me sto a fomentare. Andiamo da Gorgo. Ma dai, che Mercurio santo, c'hai rallenti pure lei mentre fa spesa. Cop, una buona spesa può cambiare il mondo. Non ci fossero i rallenti, sto film durerebbe 20 minuti. Ma uno dirà, ma un contraterone, qualcosa di serio succede, no? Perché c'è rallenti. Ecco perché l'hanno messo. Incontra il vecchio di prima. Ma che... ma che... queste cose mi fanno tagliare. Due chiacchiere di circostanza. Insomma, tu fio inizia la goge. A goge. Pure il vecchio è pompato, va. Sta tutto un tiro, ma respira. Tra 2 giorni parlerai al consiglio per convincerli a mannare tutti da tuo marito. Dai, usali per fare i giochi del muori. Così t'alleni. E porta Terone dalla parte tua.
Tralasciando che son l'Efori che devi convincere, son loro che scelgono quanti soldati mannà, e i rallenti dove lei pia l'acqua, arriva Terone. Stavate parlando di me? Che mi pare Pierce Brosnan in Mrs. Doubtfire, single rampante. Ma che vuole fa? Gli vuole rubare la famiglia a Leonida? Ma che tristezza. Ma che vuoi? Indovina? No, te prego, zacchete. Beh, filler, torniamo sul campo di battaglia con Sterco che si esibisce nei saltelli aggraziatissimi. Hopla! E poi boom, stanco. Che prova d'attore, zì. Si vede che fa sbendere le prime armi, eh. Perché ti disonori in questo modo? Indovina? Vogliono batteggiare. E stavolta è il re in persona che te vuole vedere. Non ci andà! E se t'ammazzano quei vigliacchi barbari schifezzini? Magari! Leonida! Così tutta la Grecia entrerebbe in guerra! Te tengo d'occhio, Leonida, eh? Ecco finalmente l'incontro tra i sovrani. Quale sarà tra questi? Secondo me, Cersei sei te. Ecco perché lui è il re di Sparta! Uno dei... Ma comunque, questo qua è Cersei, ma questo qua è Voldemort, e questi sono i babbani, no, spartani, non voi, loro, no no, lui è il re dei re di tutti i re, Fantecavallo è re, ma questo l'ha trovato a termini su un cartone con cane vicino, ma guarda, ma perché l'avete fatto così? Perché te l'ho detto prima, Kalos fai cagagatos, lui è diverso, è strano, ma che vuol dire, ma se uno ha i piercing, è cattivo, sì. No! E il mondo non l'hanno rovinato quelli coi tatuaggi e piercing, ma quelli con le picche! E lo sai chi ci sta insieme a Cersei? Proprio lui! Ebbene sì! N'ha capito? Demarato! Il re Euripontide, scacciato dal fratello di Leonida Cleomene, il predecessore di Leotichida. Tu ricordi, te l'ho detto prima, che si era rifugiato in Persia. E ora, se vince Cersei, magari mi ripio Sparta. Ha fame! Leonida, è stato tutto un misunderstanding. Vieni con me. I can show you the world. Possiamo condividere le culture. Guarda, tutto quello che c'è da sapere su di noi lo trovi spatasciato sulle scogliere. Arrogante! Per me non siete niente. Ma questa è la voce di Thanos. Con le 6 gemme mi basterebbe solo schioccare le dita. Non è saggio mettersi contro di me, Leonida. Hai visto Tony Stark, sì? Perché? Io sono ineluttabile. Ah, sì? Io sono... Sparta! Basta che ne riconosco più chi è chi. Potresti veramente scambiargli le voci? Tanto i personaggi sono quasi uguali. Ti faccio un film ad un'ora e mezza. Noi siamo uomini liberi, eguali, pronti a morire per la madre patria. Il tuo è un popolo di schiavi. E mo basta però, eh? I buoi di Gerione che dicono cornuto al cinghiale di Erimanto. Vogliamo parlare degli Iloti? Gli idioti. Iloti! Ma perché dovremmo? Ho tardato a parlare di loro, eh? Ma tanto so gli ultimi, chi se ne frega. No, Morel. Gli Iloti, come ti ho detto, erano gli schiavi degli Spartiati. Schiavi, ma con qualche differenza. Stagisti. No. Differentemente dagli schiavi normali, quelli comprati, erano le popolazioni assoggettate durante le guerre, che continuavano ad arare i campi bellini loro. Ma non più per se stessi, bensì per gli Spartani. E ti che no, che ci fossero leggi apposite per impedire di venderli fuori dai loro territori d'origine. Altri contestano questa cosa. Ma quindi erano trattati un po' meglio? No, perché è storicamente riportato citte che li trattassero popo de merda. Tipo, li facevano ubriacà e li portavano a cena per tagliasse. A cena con un cretino, con un faulos, con un cretese. Ogni anno li frustavano, così, per sport. Per ricordargli che erano delle bestie, che comunque sono meglio degli Iloti. Mica lo frusto il cane. Fido, polis, piccolino lui. E come le bestie, dovevano indossare la chiune, un berretto de pelo. Alla Texas Ranger, all'Arcadia Ranger. Il loro messia è Chuck Norris, che appunto li associava alle bestie. Ma la cosa più what the fuck era che se un Ilota diventava troppo muscoloso, lo facevano secco. Perché
magari dei ribelli. Siamo noi quelli forti che vanno in guerra. Muriga! Cioè, Sparta! Voi nei campi. Ah, la schiavitù. Sempre le stesse cose. Quindi falla finita che Ciro il Grande da noi l'ha abolita anni fa la schiavitù. È il contrario di quello che dici. Il film non dice questo. Ah, noi siamo bravi. E voi Cersei comunque continua a offrirgli tutte cose. Tutte cose? La Grecia. Ah. Diventa mio, come tutti. Io ho un'utopia. Il regno più grande. Leonida rinuncerà al suo ultimo centimetro? La sua risposta è... Questa è follia! Questa è Maria! Sì, ma avete capito che stiamo fuori! Peggio degli efori! Perché vi piace mettervi nella merda da soli? Siamo Entp... Dimmi, Cersei! Tu sangui! Non ho capito! Anche un dio re può sanguinare! Se ribecchiamo sull'host! Non so di cosa parli! T'ho riconosciuto, Paolo! Nicky ti tratta de merda, ma non è un buon motivo per invadere gli altri popoli! Finito l'incontro, Leonida è contento, perché ha scoperto il difetto fatale di Cersei, la hubris! Come scus? Hubris! Che è la nuova Toyota? Toyota Hubris, per una guida da Dio! La superbia! Voi parlate di superbia! Apposta perché la conosciamo! La riconosciamo! Cersei è un po' infantile! Entusiasta! Stelio e Astinos, best duo sitcom, si stuzzicano come due compagnucci di scuola un chitonisco sparti! Forse gliela fai a te nel mio passo! Forse sei te che sei buono! Forse te sta a montare un po' troppo la testa. Ora che poi. Forse motta da una capocciata. Ora che posso. Forse avete rotto i coglioni con sti filler. Scus. Preparatevi per stanotte. Perché stanno arrivando i famigerati immortali. I 10.000 soldati, sempre e comunque. Senza anima. Sì, i dissennatori davvero. C'è pure Grop. Ma chi cazzo sei? Il Persieren, il gigante smarmellatore. È la prima notte che per Zack Snyder notte vuol dire, se vede benissimo, ma filtro blu. Ok Zack, l'armata migliore della Persia è arrivata davanti a un muro di persone morte che poi gli viene tirato addosso dagli spartani. Totale degli immortali presi? Uno, che manco crepa. Vabbè, immortale. Invece no! Regà! Incredibile! Non so immortali! Ce crepano! Millantatori! Gli immortali. Un nome che incute timore. Peduscene! Pure i nabbi qua gli emenano! L'altri greci! Famo vedere un po' pure loro! Gli immortali. Che figura di merda! Immortali! A sto punto liberano Grop. Ma chi è? Mai visto nel fumetto, nella storia, ti devo veramente dire che non è mai esistito? Te lo dico, non è mai esistito. Piano piano sta diventando un film sovrannaturale. Ma guardalo! Poi piate per culo e fiarte! Nel marasma della battaglia, infatti, scopriamo che non è l'unico brutto brutto brutto. Una maschera degli immortali si leva, rivelando qualcuno che non ha avuto cura per niente della sua pelle. Vabbè ragazzi, dissennatori veramente. Pure gli immortali sono mostri. Ecco le accuse di razzismo al film. Perché nel fumetto hanno maschere stop. Anche i persiani normali mostri mi pare un po' troppo. Ormai è un film di zombie. Un mischione di tutto. Io sono leggenda. Io sono Sparta. Hanno messo Grop per fare un po' di casino e per dare un po' di gloria random a Delio, che salva il re con uno spot da Gillette. Ciao Delio! Combattimento Leonida mostro! È Berserk davvero! È Zod! L'immortale! Siccome Leonida ha letto il manga, lo colpisce al braccio, come fece Gatsu, ma non abbasta! Mio re! Ci pensi lei? E ci pensa lui! Trattamento Ned Stark! Botte varie e rallenti dopo, Cersei comincia ad avere la strizzettina. Cheat di Odoro Siculo. Non è vero. Giorno 2. Cersei gli emanna tutto il circo. Non intrattiene. C'è pure un rinoceronte. Move it, get out the way.
ma che cazzo ci fa qua? Gli elefanti, che ci stanno anche nel fumetto. Vabbè, anche se nelle Termopili non credo ne abbiano portati mai l'elefante, li useranno i persiani, è vero, ma dopo, almeno dalle fonti. Ma i rinoceronti, questo comunque un pochino impensierirà gli spartani. Oh, Cersei ci sta a manna la madre. Regà, non si dice. Siamo nel 480 avanti Cristo, non ce ne frega un cazzo. Ma sono bestie stupide, goffe, citte e ciao. Ma poverini. Vai coi bombaroli. Ma so tutti Capitan Laconia in sto esercito. E dopo una sequenza degna di Willy il Coyote, risolta pure questa. Cersei c'ha sempre più a strizzettina. Disappointed! E punisce i suoi generali. E il boia è questo. Oddio! Ragazzi, però, Zack, basta! Quello più normale c'ha la gobba in sto film! Non ce n'è uno sano sia fisicamente che mentalmente! Ma chi è? Ci trancio! No, un saluto al maestro! L'uomo granchio, chiamate Saitama, Urgot! Chi è sta gente? Gli spartani continuano a menare negli spazi aperti! Ma te pare una falange? Poi pare che sono rimasti in quattro! Ma dove stanno i persiani? Vabbè, 20 minuti di rallenti e piroette dopo, pure Astinos, Astinos! Ciao ciao con la manina. Ennesimo trattamento Ned Stark. So pigri pure una scrittura come crepa la gente. Tutti decapitati. È morto! Che culo! Volevo morire in battaglia. C'avevi ragione. Sei meglio te. Ha! Il capitano Tuchit personally. Mio figlio poteva morire. Veramente c'è morto. Ancora peggio. E ho capito di sto film che alterna pezzi pari pari al fumetto proprio copiato con fillerate strane, sovrannaturali, finte parità dei sessi. È un po' strano. Il mio ragazzo. Come l'hanno ridotto, figlio mio? Ci vogliono tre persone per fermarlo. Citte. E il secondo giorno finisce così, un po' impresa male. Quindi staccamo su Black Philip. Ti piacerebbe vivere nel piacere? Accampamento persiano. Cersei Orfei. E Fialte è venuto a proporre il curriculum. La gente non è impressionata. Solo un po' di rughe alla gobba. Noia. I tuoi dei sono stati crudeli a darti queste forme, amico e Fialte. Ma è pure la voce de Soo! Me ne sono accorto adesso! Pure i meme de Soo, bene! Però c'è da dire che i persiani, a quanto vedo, accolgono tutti i freaks, tutti i reietti. E anche se li vogliono dipinge malissimo, e Cersei convince Fialte coi piaceri terreni, il diavolo! Intanto lo accetta! E Fialte sarà stronzo, ma alla fine è pure un poveretto. Ha provato a suicidarsi, è sopravvissuto. Saranno stati gli dèi a volerlo. No, e Fialte è bravo! E Fialte, vaffanculo, godemosela. Fine del gioco. No, don't do it, I'm a virgin. Comunque, scena parapara al fumetto. E quindi, taglie de filler. Gorgo e Terone che sparlottano. Senti, è la terza volta che appare a caso Cesira. Approfittiamone per parlare un pochino delle donne spartane. Come ti ho già detto, figliavano tardi per gli standard greci. E si sposavano anche tardi. Tardissimo, 18-20 anni. A 21, zitella. Ma prima, ok. E com'era il corteggiamento? Com'era? Ah, bellissimo. La ragazza tipo spartana, per essere desiderata dal masculo, si doveva rasare a zero, coprirsi con un mantello e attenderlo de notte su un pagliericcio. Sì, doveva fare il cosplay di un ragazzino spartano durante la gogè. Sempre per qua storia da pederastia. Era una sorta di rituale prematrimoniale. Che romantico! Ma il fatto che si sposassero e figliassero tardi per generare spartani forti secondo loro era mal visto dagli altri greci. Perché le donne si sposano a 14 anni. 15 to! Andiamo avanti. E che facevano fino ai 20 anni? Oltre ad allenarsi negli sport e fa botte, ste donne spartane. Lavoravano a maglia? No. Cucinavano? Ma che cosa, ma ci sono gli loti? Che facevano? Socializzavano!
vergognate! E avevano fama di essere bellissime, come Elena e Cesira. Quindi torniamo a Gorgo. Riuscirà a portare Terone dalla parte sua? Perché lui non voleva solo partecipare all'assemblea. Volevo avere il potere di farle fallire. Boh, cose brutte a Gorgo Random. Ma che te devo dire? Mai successo da nessuna parte. Ma non è questo il problema. Fosse un filler carino. Che sottotrama è? Pare una telenovela. Manco dici una sottotrama politica costruita bene. Mo vedi, andiamo avanti. Sopporta l'umiliazione per il marito. Così questo va dalla parte sua e forse mandano armate prima. Ma le manderebbero comunque. Torniamo alle Termopili. Seconda notte. Tutti riposano vicino al fuoco, 50% in più de comfort. E Aristodemo Delio, purtroppo ha perso un occhietto, sempre più Gatsu style. Ti stai mica lamentando? Meglio de Astinos sto. Ma ancora per poco, perché stiamo al punto de svolta del film fumetto storia vera. Tutto perduto! Perché i persiani hanno scoperto il sentiero di Anopea. Per colpa di Efialte, figlio di un messeno! Ma non ci poteva capitare uno come Talos! E allora Leonida magna la foglia, fregandogliela Black Panther. Capisce che è proprio finita. Mannaggia, ci stavano a credere. Ci stavamo a credere. Ti sono vicino. Sì, finalmente crepamo! Yuppie! Ma questa è follia? Questa è ipocondria? È solo un ricercare il pericolo. Io sono il re Leonida. Io rido in fascia al pericolo. Capito? Scus. Vai e parla bene di noi. Alimenta il miraggio spartano. Ok. Tutti i greci se ne vanno perché tengono famiglie. Tutti tranne i 300, ora un po' di meno, spartani che rimarranno fino alla fine. Never surrender. Loro e basta. E gli lodi al seguito. Vabbè. Eppure 700 te spiesi. Numero magico per 100. Ma nessuno ne parla mai. Eh? Dove sta 700? Nel fumetto, per esempio, ci sono i persiani che aggirano tutte cose con Efialte. Incontrano prima loro. Efialte cerca pure dei sarvalli. Sempre perché c'è un dualismo. Non è proprio così merda, ma manco bravo. Non è monodimensionale. Invece no. Buh, Efialte, buh! E allora morite. Dicono che siano rimasti anche 400 tebani. Ma può essere che erano ostaggi. Oppure che se ne sono nati poco prima. Poi hanno tradito, quindi boh. Ma giustizia per i despiesi! Spartani, eccice! Lo Stato e la legge ha controllato ogni aspetto della nostra vita. Dalla nascita alla crescita, alla nostra e dei nostri pari. È tempo di dire a quelli che considerano sta storia di destra che noi, in realtà, siamo sempre stati comunisti! Tranne per gli lodi, vabbè. Per la madre Sparta! Partigiani spartani! Mantelli rossi, trionferà! No, però un po' sì. E lo sai chi lo pensava questo? Che so comunisti. Prima del battaglione finale, parliamo un attimo di Sparta nella politica. Io ho fatto la battuta, ma poi sono andato a studiare e l'avevano già pensato, vedi, non frebuto. Chi lo pensava che avessero ideali del comunismo? Robespierre. Influenzato da Jean-Jacques Rousseau. Ma poi lui a sua volta influenzò le genti per la rivoluzione francese. Collegamenti Sparta-Francia così a caso. Allora è vero, so comunisti. No, perché lo sai che pure Hitler... Quello là, no YouTube sta buono, colui che non deve essere monetizzato, diceva che gli spartani erano il più luminoso esempio di stato a base razziale della storia. Non è che ha proprio torto. Quindi i tedeschi sono discendenti degli spartani. Così, debotto, senza senso. Cheat, eh? Perché? Perché siamo fichi! E i dori, basta con sti dori, sono scesi nel Peloponneso, dal nord, conservando intatta la razza ariana. Che cazzo c'entra? La sorella di Silente c'entra perché per il bene superiore va bene, basta. Quindi sta storia non è né di destra né di sinistra, è storia. Torniamo al fillerino del capitano che sta superando il lutto molto bene. È nella fase non me lavo e rimpianti. Non ho mai detto a mio figlio quanto l'ammazzi. L'amassi Artemis. Dica mio re. Andà a lasciare gli altri moschettieri. Athos, Porthos, Aramis, Artemis.
No, scusa, era pittiera a tempo su de morale. Sul serio, questo è molto poco spartano. Film, perché me tagli te spiesi? E Delio, n'altra volta. Mo te dico perché. Per il pezzo strappa Dacruai dagli occhi, che me va contro i valori spartani. Ragazzi, abbiamo una mammolettina. No, adesso si piange. Va bene, ma io sto a cercare i carigalli, sti ragazzi. Avevo fatto la faccia da pazzo e tutto. Così che presa male. Presa male? Io non vedo l'ora di raggiungerlo per dirglielo. Ah, ok. Ok, bravo. Forse è un bene che schioppino qua queste. Ed ecco Delio, subito mandato via. Ma no! Poco prima del pezzo della scopertona del tradimento dei Fialte, il re aveva chiesto a Delio, cosa? Di raccontare un'altra storia. Una di quelle che caricano, che faccia ribollire il sangue ai soldati. Una storia forte, tesa. Vai Delio, Delio e le storie tese. Dai, pure questa è bella. Dai, oh, dai. E lui decide di raccontare la storia della battaglia di Maratona. No, sì, proprio quella. Perché? La grande vittoria dei greci nella prima guerra persiana. 10 anni fa. Dei greci? Tranne noi, che siamo arrivati a battaglia finita. Sempre per ste cazzo de tradizioni. Le carne. No, perché non potevamo partire prima del plenilunio. Ma che siete lupi mannari? Ma quello del lago Ghera, o zio de Leonida? Questo non lo dicono nel fumetto. Che a Maradona hanno fatto una figura de sterco. Chissà perché. E dopo gli chiede, apposta per tutti sti pezzetti delle storie che ti fanno capire le sue doti di affabulatore, de andare a raccontare in giro quello che hanno fatto e che stanno per fare. Se no, che cazzo fama fa? Una colonna greca che cade nel deserto e nessuno la sente. Fa rumore. Sì, ok. Ma tu devi andare in giro a dire che è caduta. Ma voglio morire pure io. Mi dispiace, ti è toccata la pagliuzza lunga. Perché è tutto al contrario. Ma così faccio vergognare Otriade. Otriade? Uno spartano che durante la battaglia dei campioni. Ma senti che nome clamoroso. Una battaglia avvenuta tra Sparta e Argo, dove ambo le parti hanno schierato i migliori 300. Ma guarda un po', soldati. Botte botte, Otriade è l'unico spartano. Spartano a rimanere in piedi, e rimanendo l'unico vivo, cosa fa? Si suicida per la vergogna. Ma dai, ma è un po' troppo. Ha fatto metà del dovere suo. Se doveva suicidare e seppellirsi da solo per non disturbare. Comunque puoi sempre suicidarti dove hai consegnato il messaggio. Ok, ciao. Otriade, perdonami. Vai Aristodemo, diventa il prototipo del cattivo spartano. Lo dico dopo. Leonida è pensieroso. Questa volta sarà la paura. Ma che cazzo stai a di? Non sa cosa preparare per la colazione. Brodo nero. Pietanza tipica di Sparta. Una zuppa con dentro sangue de maiale, aceto, sale. Una cosa proprio. Morra. Perché continuate a far veder male a sta maniera? Ma per gli anziani era meglio dell'ambrosia. Bla 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 bla. Abbuffatevi, perché stasera ceneremo nell'Ade. Sì. Ma come si magna? E che ne so, vedi Trippa Advisor. Mi raccomando poi, non andate a casa che famo l'after nel Valhalla. E dai! Un brancino nei campinisi che so fa manca? No! Cambio scena, ridaglie go Gorgo. Hanno tagliato i tespiesi per mettere i fillerini forum. Gorgo parla al consiglio degli anziani. In teoria so 30. Anzi, 28 più i due re. Qui mi parlano di più. Non lo so. Vada col discorso. Non parlerò da ministra, regina, ma da mamma. Iniziamo malissimo. Io sono Gorgo. Sono una donna. Sono una mamma. Sono spartana. Goneus eis, Goneus duo. Goneus eis, Goneus duo. Vabbè, dobbiamo entrare in guerra con la Persia. Sì, appena finite i carnè, mandiamo tutti. Davvero? Eh sì, questa è Sparta! No! Questa è la legge. Angelo greco! Gorgo scopre che la storia vera manda in vacca tutta la sottotrama sua. Ma te l'ha detto Terone? Che avete fatto quando vi siete visti? Contagio fetuso! Ma è ancora qui la regina? Ho sentito un gorgoglio! E allora Gorgo si esibisce nel mai rotter cazzo più mai rotter cazzo della storia dei mai rotter cazzo! E mamma rotter cazzo! Sant'Artemide! Sono tutti squilibrati! Ho fatto male!
No! Ma mannaggia Zeus, fa l'inizio firma, no? Quando stavate da soli, non davanti a tutti! Se risparmiavamo sto teatrino! Io devo andare a far Trono del Moria, coso! Te sei un coglione! Ma non è vero, ho fatto un sacco di firme e serie TV pure io! Ti mando i miei regards! And so is born. Cesirano una bozza dal 14.000 avanti roll! Dovunque va, non abbozza. Ci ha fatto caso? Agli anziani serve riposo, tutti sanno. E sta confusione gli dà fastidio. Vedi a dà troppe libertà alle donne in gioventù? Dovremmo rivederla sta grande retra. Se importi le leggi da Creta, te creto. Fortunatamente, convenientemente, con la zaccagnata, Gorgo taglia pure un sacco contenente oro persiano, che Terone si portava sempre appresso. Così so, accortellano, scagiona l'attentatore. O gliel'hanno data 5 secondi prima, non lo so. Ma come cazzo le scrivete ste cose? E tutti? Traditore! 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 Te l'ho detto! Queste rispondono ai rumori forti e basta. Comunque, complimenti a Gorgo! Ha finito la quest secondaria! Far lavorare Lena Headey! Bah, andiamo al terzo giorno di battaglia, l'ultimo. Efialte indica il sentiero. Sta lì, bravissimo! Oro e donne a volontà! È stato facile, Ma gli spartani sono lì ad aspettare. Si sono fatti belli, pure con l'eyeliner, va. Perché bisogna andare curati incontro alla morte. È vero, eh? Si pettinavano e tutto. E Serse, venendolo a sapere, ci rimane così. Leonida! Dimmi, indovina! Non ci posso credere! Patteggiamo! Questi m'hanno preso per Dormammu, ma quante volte devi rifiutare uno? Serse, sei uno stalker! Gli stalker stanno in Asia Minore, già li ho soggettati. Eccoli là. Ciao, una foto! Leonida, non riesco a smettere di pensarti! E Efialte cerca di metterci una buona parola. Almeno qua te lo fanno vedere un pochino che ci tiene agli spartani. Ma io così vedo solo il simbolo della corruzione, del cambio di casacca, letteralmente. Finalmente! Spartani, formazione a sercio! Alalai! Allora, ormai lo sai. Siete terre, siete misordi, sarei generale della Grecia. Ma tu, dacci l'ultimo centimetro. Devi solo abbozzare, una volta. Veloce, te in ginocchi e subito su. Oh, fa finta di casca. Ti vergogni, famo girare i mortali. Leonida, davanti alla disfatta totale, stavolta ce pensa. E che fai, te ne privi? Den ultimiss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 imo de che? Rallenti? Flashback. Minutaggio. Ripensa a quel giorno di 30 anni fa. 50. E oggi come allora non è la paura a dominarlo, ma quando mai è l'irrequietezza, la gioia. Finalmente si muore. E proprio quando è il momento di salutare l'oscura signora come una vecchietta amichetta, Leonida si leva l'ermo, il Kranos, il casco, con buona pace dei vecchi. Butta lo scudo con la lambda, simbolo della sua città, della giustizia, della lancia d'ori, che richiama i suoi antenati conquistatori, esploratori. Dopodiché si rivolge ad Efialte. Te piasse? Niente. Che tu possa vivere per sempre. Il contrario de magari mori, te piasse in corpo. Da quello che abbiamo visto per Leonida e tutti gli spartani è la disgrazia più grande. Facciamo schifo. Efialte. Leonida per la prima volta nella sua vita abbozza. Ma come? Ma che delusione! Ma va bene così. L'utopia è sempre più vicina. Praise the Sun! E sono io il Sun! Stelio! Non Sterco. Stelio! Allora so io! Flashback de Gorgo. E dai, in mezzo all'azione! Alla 300ª volta, però, non è più una citazione vibes. È un plagio al gladiatore spotted. Cioè, proprio copiarlo per cercare di acchiappare quel pubblico. Perché è nato forte o un po' rifà. Se vede, Zack, se vede. E si amano, sì, ho capito. L'incesto è bello. Questo stai facendo intendere.
Contento de zacchede. Affanculo sta scena inutile. Arriva Stelio. E boh, bordello. Ennesimo ambasciatore morto. Era l'ultimo che avevamo. Raga, c'è cascata ogni volta. Noi siamo famosi per mettersene a merda, ok. Ma pure voi. È una gara a chi vuole perde. Leonida si è tolto l'elmo perché lo soffocava. Ma che faccia fai, Gerardo? Gerardo Spartano. Era il mito mio da ragazzino. Te lo giuro, m'ha crepato. La duck face. La netta face. Selle levato tutta la roba per essere più sciolto e puntare dritto alla testa dell'impero. Era questo il piano fin dall'inizio. Dritto per dritto e boom! Leonida lancia la lancia. E questo pezzo potrebbe avere molteplici significati, riassumibili in: boh, ma che lo ammazza! Perché ci mancava solo che ammazzasse. Tutto questo ovviamente nella storia vera non succede mai. Nel fumetto sì, eh. Ma Leonida non è l'ultimo a morire. Anzi, altri spartani sopravvissuti cercano di ricchiapparsi il corpo, ma fanno tutti una fine barbina. Potrebbe significare il piccolo contro il grande, alla Davide e Golia, la fiondata, i pochi contro i molti, come verrà ricordata sta battaglia e proprio le guerre Grecia-Persia, oppure che la piccola Grecia ha ferito la grande bestia persiana con la lancia, come lui con la lancia fece da piccolo col metalupo, l'inizio della fine, oppure boh, te l'ho detto boh, Leonida ferisce Serse, anche un dio può sanguinare, e Serse, da dio generoso quale è, abituato a trattare i corpi dei re avversari con tutti gli onori, nonostante la rivalità, lo decapiterà e infilerà la sua testa su una picca. Si è presa poco? È entusiasta, entusiasta. E così gli spartani cominciano a cadere. Manca il sangue, mi fa uscire. Non vorrei contraddirla, ma mi pare proprio di sì, invece. Alza da cornuto, alza! E il re urla e ride. La volontà della D. E qual è la D? Decedere. Mi pare giusto. Con lui muoiono tutti i 300 spartani. E i loti. E 700 despiesi. Tutti i 300 spartani. Tranne Aristodemo, come abbiamo visto. E un altro. Se uno sopravvive. Pantine. E indovina che farà? Ormai puoi intuirlo. Si suicida per la vergogna. Perché io non valgo. Mio re, dimmi, abbiamo fatto una cazzata a venire solo in 300. Comincio a pensarlo anch'io, sai? Ah, mo ve pentite. Fossimo stati 310, 311, avremmo stravinto. Ah! Negli ultimi momenti del re, il pensiero va alla moglie. Il pensiero. No che strilla, c'hai visioni. Adriana! Ormai la psicopatia è completa. Lo vedi che stava male. Doveva essere aiutato, non frecciato. Perché ci pensa un'altra eclissina di frecce a fargli raggiungere l'omega della sua vita. Addio Leonida, insegna agli angeli cosa è Sparta! E adesso se divertimo. Adesso partono le tradizioni belle. Perché morto un re a Sparta, tutti i componenti della società laconica, ma tutti, spartiati, perieci, loti, uomini, donne, si riunivano in migliaia. E una volta riuniti, cominciavano allegramente a piasse a pizze in faccia. Si percuotevano il volto citte, ripetendo ad alta voce: quanto è stato bravo sto re! Non ci sarà mai più un re bravo come lui! Ammazzava sempre! Non mi invento niente! Così facevano. Che bella Sparta! M'ha fatto troppo ridere. Ma qui dobbiamo essere tristi. La morte di Leonida alla Platoon. Cambio scena. Gorgo. Aristodemo gli ridà il ciondolino. Ma è veramente la zanna del lupo che aveva sconfitto? Non lo so e non me ne frega niente. Rallenti, gladiatore, gladiatore, rallenti, occhi del cuore. Arriviamo all'ultima scena del film, dove in teoria nel fumetto scopriamo che è Delio. Nel film ce l'hanno spoilerato. Ma è Delio che racconta tutta questa storia. Ecco perché ti ho spinto anche su lui che racconta storie. Perché tutto il film era una delle sue storie tese.
la più tesa ormai, quella delle Termopili, e la sta raccontando ora a noi come fossimo uno degli opliti nella battaglia di Platea, non nell'assemblea. Basta con sta assemblea. Si cita anche l'iscrizione che c'è ora alle Termopili, dove hanno eretto una statua in onore di Leonida e soldati, e dice che qui 300 spartani e i loti tespesi sono morti osservando le leggi di Sparta. Bello è anche l'epitafio di Simonide di Ceo, vattelo a cercare. E adesso, con un esercito di 10.000 spartani, 5.000 e 5.000 opliti per 10 e un mare dei loti al seguito come al solito. Ma ok, i numeri sono giusti, 10.000. Alla testa di 30.000 liberi greci. Sempre opliti si intende, eh? Ma ok, sono 40.000 in tutto. Ok, assemble! Oggi i persiani sono solo il triplo di noi. Pff, e siamo pure usciti di casa. Dai! Sbrigamosi che fra 50 anni se gonfiamo tra di noi nelle guerre del Peloponneso. Allai! Ma solo una cosa, che c'è? Perché dovremmo credere a te? Sei scappato! Buh! Agazzaro! Ancora vivo sei! Abbi la decenza di porre fine alla tua vita! Perché Aristodemo, che qui è nel fumetto, è capitano, ma quando mai? Nella storia vera verrà schifato dagli altri spartani! Perché? Perché sto fatti così! Sei scappato! Fanculo! Ma mi ha mandato il re! Ma qui squilie! Questo è un controsenso! Questa è Sparta! E a Platea, Aristodemo, Delio, c'è more pure lui! L'ultimo dei 300. Un lieto fine, riconquistando il mio onore. No. Perché non morirà accanto ai suoi compagni la bella morte, ma andrà volontariamente in giro per la battaglia a ricercare una morte gloriosa. Quello che t'ho detto prima che non si fa. Ma Leoni dell'altri l'hanno fatto. Non è vero. Vedi che sei bugiardo. Però alla fine moro, dai! Così non vale! E così Sparta vinse, insieme a tutta la Grecia, contro la Persia. Anche se Cersei qua già s'era dato, aveva fatto proprio se becca Mopulos e aveva lasciato il suo generale Mardonio con una parte dell'esercito. E Mardonio scemore! Sti persiani comunque non so buoni, eh? Erano solo tanti. Fu una vittoria plateale! Ma veramente? O sai quanti sono morti degli spartani venuti qua? 91! Su migliaia! Cazzo, era meglio 90! La paura, cifra tonda! Pure questo è colpa d'Aristodemo, vedi? Che è voluto morire! Buh, Delio, buh! Perché gli spartani sono troppo forti! E lo saranno ancora! Finché non andranno in crisi demografica e quelli del Peloponneso gli si rivolteranno contro, poi arrivano i Macedoni, poi i Romani, e che te lo dico a fa? Fine! Grazie a tutti per avermi seguito in questo viaggio incredibile. È stato il riassunto che mi ha preso più tempo nello scriverlo. Per questo ci ho messo tanto anche a farlo uscire, pure perché hai visto quanto è lungo. Però di solito ci metto pochissima a scrivere, un giorno o due, e edito un boato. Stavolta pure la parte di ricerca, quella mi ha preso tanto, è stata abbastanza destabilizzantina. È stato veramente un esperimento, il più difficile che abbia mai fatto. A una certa le informazioni che volevo mettere erano talmente tante che pensavo fossero troppe. E forse lo sono state troppe. Forse le nozioni hanno soverchiato le battute. Forse no, ma è stata la mia prima volta. Siate buoni. Eppure lo speciale di 300.000 l'abbiamo fatto. 300. Una storia da prendere con le pinze, con le tenaglie, con le manovre a tenaglie. Te l'ho detto, può essere vista da più punti. Però alla fine è una bella storia di sacrificio, del bene comune. Io ci ho sempre visto questo, a parte le fomentate. E magari ti avvicina alla storia vera, sto film o fumetto, come ha fatto a me adesso per fare il video. Magari no. Comunque a me è sempre piaciuta e so contento di averla portata. Spero vi sia piaciuta pure a voi. Grazie che mi vedete i video, grazie che mi seguite de notte, per strada, come fiante. No! Ao? C'è nessuno? È finita la guerra. Ha vinto Cersei, vero? Tirami fuori di qui, Dio re! Dai, te prego, aiutami te! Buttatemi una lucetta, almeno! E zitto! Chi è? Di Caiopolis, piacere. Che ci fai qua? Ma niente, stavo a giocare a morra cinese col re. Conosco benissimo, è zona nostra. E io ho fatto sasso, lui mi guarda, mi fa... Questa è carta! Da quanto stai qua? Da inizio della seconda guerra persiana? Seconda guerra persiana? Mi sono perso la prima. Cersei.
Ho finito, non ci posso credere.